Buonasera a tutti. Iniziamo l'appello del Consiglio Comunale. Primo Salvatore, Paudicevallo, Pisoni Angelo, Esposito Sassolo, Barone Gaetano, Foti Manuela, Andrea Giussi, Esposito Pasquale, Esposito Giorgio, Pirato Fabio, Riccardo Marco, Carlotta Salvatura, Barone Vincenzo. Milano Luigi, Sanino Pasquale, Diego Vincenzo. Un attimo la parola al sindaco. Buonasera, la seduta è valida, aperta. Volevo chiedere al capigruppo di fare 5 minuti di sospensione per fare una prima conferenza di capigruppo, sia per la richiesta di due ragazzi, per valutare insieme alla segretaria e per discutere. Ho chiesto 5 minuti di sospensione per parlare con i capigruppo e valutare la richiesta che hanno fatto i ragazzi dell'associazione. E per discutere con la segretaria l'eventuale modalità di intervento. Votiamo la sospensione. Favorevoli. Procediamo all'appello. Rossi Biagio, presente. Grillo Salvatore, Paudice Mario, Bisone Angelo, Esposito Santolo, presente. Barone Gaetano, Forte Manuela, Aprea Giusi, Esposito Pasquale, presente. Esposito Giorgio, presente. Miracolo Fabio, Picardi Marco, Carrotta Salvatore, Barone Vincenzo, Didato Luigi, Sannino Pasquale, Fiengo Vincenzo. La seduta è valida, la parola a Enzo Fiengo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Innanzitutto per una questione di chiarezza anche al pubblico, altrimenti poi non si capisce di cosa stavamo discutendo, c'è questo gruppo di associazioni che ha notiziato il sindaco e poi l'intero consiglio comunale di una problematica legata all'assegnazione della biblioteca, che è stata oggetto già di una delibera commissariale, quindi pertanto si doveva dare solo esecuzione. Il sindaco ovviamente aveva, non so, non era forse a conoscenza dell'intera questione, perché forse non c'è stato un passaggio di consegna in merito, però noi riteniamo come minoranza che, anche se conosciamo il regolamento, che il segretario comunale ovviamente ha fatto delle considerazioni giuste e che sicuramente condividiamo, però vogliamo dire al segretario che sarà sempre consuetudine di questo consiglio comunale di lasciare comunque la possibilità ai cittadini. Concordo pure con il consigliere Grillo che è chiaro che si possono creare dei precedenti, però di solito abbiamo sempre consentito quantomeno una dichiarazione anche senza che venisse messa a verbale. Adesso questo non me lo ricordo, però ritengo che se c'è la possibilità di dare a dei ragazzi che comunque sono interessati ad un'opportunità della città, penso che sia il caso di farli intervenire, magari sospendendo di nuovo il consiglio, intervengono. Noi, il sindaco prende atto di questa cosa, così come ha detto, ha dato già la disponibilità per poterli poi per confrontarsi nelle sedi opportune. Chiaramente non è una speculazione politica, non è semplicemente per rendere noto anche al pubblico, altrimenti sembrava, diciamo, solo una bagarre. Grazie. La parola a Salvatore Grillo. Sì, buonasera a tutti.
No, naturalmente è inutile dire che sono d'accordissimo. Il problema che avevamo posto era uno che si potesse creare un precedente e avremmo dovuto poi distinguere a seconda dei casi chi poteva o chi non poteva accedere e parlare nel Consiglio Comunale. Fuori dai microfoni e dalle registrazioni, come condiviso pure con la dottoressa, per me non ci sta nessun problema, anzi, siamo prontissimi ad ascoltare qualsiasi istanza ci viene dalla città. La parola da Angelo Misone. Allora, perdonatemi, in tutto questo io ritengo che condivido la posizione e condivido anche quella del consigliere Grillo relativamente al precedente che si potrebbe creare, quindi ad ogni consiglio potremmo, scusatemi, si sente? Potremmo avere delle persone che vengono e iscrivere dei punti all'ordine del giorno. Però a questo punto, come ho dichiarato prima, ho preso un attimino la lettera dal signor Pasquale Leone, tra l'altro sono stato partecipe di questo progetto di riapertura della biblioteca, mi sono autosospeso perché sono diventato consigliere comunale. Vi leggo la nota che ci è stata inviata. La 17.023 del 22.9, questo lo possiamo fare, segretario? Non è rituale perché dovremmo parlare dell'ordine del giorno. Assolutamente, no, però noi più di una volta abbiamo messo delle interrogazioni, interpellanze prima dell'ordine del giorno. Quindi, in qualità di consigliere, mi permetto di leggere questa nota del Comitato Spontaneo Giancarlo Siani, indirizzata, cioè della, scusatemi, di Lorenzo D'Alessandro, il nostro responsabile dell'ufficio patrimonio, della comandante della polizia locale, la dottoressa Chiara Esposito, che scrive al comitato spontaneo per la biblioteca Giancarlo Siani, per conoscenza al sindaco, al segretario, eccetera, eccetera. Allora, l'apertura della biblioteca. In riscontro alla vostra nota numero 16.427 del 12 settembre, premesso che le chiavi dell'immobile non sono in possesso del comando di polizia municipale, bensì dell'ufficio patrimonio, si comunica che la consegna delle stesse non è ancora avvenute in virtù delle evidenziate molteplici criticità e contrasti del sottoscritto patto di collaborazione per l'apertura dell'immobile di proprietà comunale denominato Biblioteca Giancarlo Siani, con il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cultura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Con il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Cercola, nonché con il regolamento della Biblioteca Giancarlo Siani. Pertanto si procederà alla consegna delle chiavi in seguito alla verifica da parte di organo superiore della sussistenza delle paventate eventuali irregolarità. Cercola AD 22.9.2023. A valle di questo, il signor Pasquale Leone, qui presente, mi ha prodotto anche la copia del parere di regolarità tecnica della delibera con cui è stata effettuata l'assegnazione. Quindi c'è una regolarità tecnica che è in contrasto con quello che potrebbe essere questo organo superiore che deve valutare. Quindi sicuramente loro chiedono di conoscere chi è l'organo superiore. Non è investita chiaramente la dottoressa Esposito perché ha dichiarato che le chiavi non sono in suo possesso. Quindi vorremmo una risposta, o meglio, Pasquale Leone chiede una risposta e personalmente io sono d'accordo che gli vada data. Grazie. Scusi, però i microfoni, non ho capito perché non abbiamo da quest'altra parte, non è chiaro, non lo so se l'acustica o sul microfono bisogna alzarli un po', infatti, non lo so perché si sente confuso. Boh, è meglio parlare senza microfono a un certo punto. No, sto dicendo è uguale la cosa, mica è una questione di. Su questo non c'è maggioranza e minoranza, voglio dire. Cioè non si riesce. Devo portare qualche esempio, ero convinto che si facesse dall'altra parte che era proprio. Ah, c'è un problema tecnico allora. No, perché stasera veramente per me io trovo molto difficoltà a seguire gli interventi. E anche si pure dalla toglia, cioè voglio dire, non si riesce a capire. Perché la cassa è messo il pubblico, preferiscono pubblico. La parola al sindaco. Non capisco. Fatti la vicchiaia di giù, la verità proprio è stata un po' spaventizzante, adesso giù.
Allora, a valle di quanto dichiarato dal consigliere Visone, che riporta, penso, parzialmente anche il pensiero, diciamo, dell'associazione di cui sopra, io penso che non possiamo fare altro, così come appena, insomma, detto, appena incontrato i ragazzi all'esterno del teatro comunale, di indire una riunione per domani pomeriggio nel più breve tempo possibile e cercare di dirimere la questione nel più breve tempo possibile, perché l'apertura della biblioteca nel modo corretto è ovviamente, insomma, è essenziale. La biblioteca è una cosa essenziale per la sopravvivenza di una comunità evoluta, quindi per quanto ci riguarda faremo tutto quanto il nostro potere per poter sostenere questa attività e cercare di capire anche come migliorarla nel tempo. Quindi ci possiamo rivedere domani pomeriggio al Comune e, insomma, cerchiamo di dirimere definitivamente la questione a valle anche di questi documenti di cui ha parlato il consigliere Visone. Grazie. La parola ad Angelo Visone. Allora, sindaco, io sono parzialmente d'accordo con questa cosa, ma la lettera va in senso diametralmente opposto. Non dice che forse ci vediamo al Comune. Quindi, per quanto riguarda la loro obiezione, si parla di questo organo superiore. Quindi definiamo chi è. Quindi, da questo punto di vista, se fosse stato detto domani venite al Comune perché abbiamo individuato delle criticità per cui non vi possono essere consegnate queste chiavi, probabilmente il tono è sicuramente più accomodante e loro non sarebbero nemmeno venuti qua a rappresentare questa cosa. Questa. Grazie. Parola al consigliere Marco Ricardi. Buonasera. Partendo dal presupposto che il nostro regolamento consente interventi, non lo so, meglio? Partendo meglio? Meglio? Ok. Partendo dal presupposto che il nostro regolamento consente di trattare argomenti al di fuori dell'ordine del giorno, come mozioni, interpellanze, eccetera, rispetto a quello che ha letto adesso il consigliere Visone, visto che si parla di conflitto di procedure e, diciamo, questa PEC è stata inviata dalla stessa, diciamo, dallo stesso soggetto che ha messo parere positivo a quella delibera, e visto che si parla di evidenziate molteplici criticità e contrasti, è una richiesta, quindi vale come interrogazione, se queste evidenziate sono delle evidenze fatte dalla parte tecnica e amministrativa o dalla parte politica. Cioè, se l'attuale organo di governo era a conoscenza di questa procedura e se era a conoscenza di ipotetiche criticità e le ha evidenziate agli uffici. Grazie. Allora, sindaco. Allora, brevemente, consigliere Picardi, io, indipendentemente dal livello della mia conoscenza delle cose, non sono abituato a lasciare alle spalle i miei funzionari, quindi qualsiasi cosa abbiano fatto i funzionari ovviamente è una responsabilità politica in ogni caso. Quindi ho chiesto alle persone di vederci domani pomeriggio al Comune per dirimere la questione. Punto. Dove avrò maggiori elementi insieme a loro per poter finalmente cercare di capire come riaprire la biblioteca. Io penso che una posizione così conciliante non è che avvenga proprio tutti i giorni, insomma. Io vedo, come dire, per quanto mi riguarda l'operato. Che non sia mai detto che io sconfessi l'operato dei miei funzionari, non succederà mai. Quindi ci vediamo domani pomeriggio al Comune se vi fa piacere, altrimenti cercheremo da soli di dirimere la questione e di capire le motivazioni e vi chiameremo. Però se ci fate la cortesia e il piacere di vederci insieme in modo da capirlo insieme, ne saremo molto felici. Grazie. La parola a Vincenzo Fiammo. Io chiedo al sindaco, anche per evitare, diciamo, momenti, diciamo, comunque ripeto, sono dei cittadini, se sospendiamo li facciamo intervenire un attimo, diciamo, a modo di assemblea pubblica, quindi non verbalizziamo e così continuiamo con i lavori del consiglio. È una mia proposta, penso che la possiamo condividere. Dopo
consigliere Mario Cordice. Io penso che il sindaco sia stato... Ok, io credo che il sindaco sia stato molto chiaro e ha dimostrazione della ampia disponibilità a trattare l'argomento nelle sedi opportune, perché la biblioteca comunale chiusa da 10 anni adesso è diventato diciamo un punto di riferimento anche per noi, perché sentiamo la necessità di riaprirla. Ovviamente se vogliamo essere diciamo tutori dei passaggi regolari che bisognerebbe fare in merito, noi stasera abbiamo l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, dopodiché l'elezione dei due vicepresidenti e successivamente anche la composizione delle varie commissioni che si dovranno creare all'interno del Consiglio Comunale. È una commissione cultura, sarebbe la commissione più adatta insieme al sindaco e a chi ha da fare le proprie rimostranze per dirimere ogni possibile problema. Quindi massima disponibilità, però non è possibile, secondo il mio parere, accettare che ogni cittadino venga qua e abbia la possibilità di parlare quando c'è la possibilità di fare un'interpellanza per iscritto e il comune può rispondere eccetera eccetera. Quindi certe cose, quando mi riguarda, io parlo a titolo dell'amministrazione ma soprattutto anche a titolo personale, e vengo da una storia lunghissima di lotte operaie, e vi posso garantire che questo modo di fare non è consono alle lotte operaie che sono state fatte nel passato. Grazie. Parola a Marco Riccardi. Sì, innanzitutto sindaco, non penso non hai compreso il senso della... Ah, ok, allora mi hai risposto senza avermi sentito. Io non parlavo di sconfessare o meno l'opinione del tecnico, visto che in quella PEC si parla di riscontrate criticità, volevo capire chi aveva riscontrato le criticità. Se le ha riscontrate la parte dell'amministrazione, del governo, diciamo il sindaco o la giunta, o le hanno riscontrate i tecnici, perché per riscontrate criticità io penso che riscontrate criticità siano per iscritto. Per rispondere al consigliere, può essere pure che voi dite noi non eravamo a conoscenza, va bene, cioè nel senso era questo. Ma non stiamo facendo di Per rispondere al consigliere Paudice che parla di luoghi opportuni, io credo che se si può trovare un punto di sintesi che mi sembrava trovato prima, cioè sospendiamo il consiglio, è fuori verbale, quindi non va a verbale, ascoltiamo quello che hanno da dire. Io credo che il luogo del Consiglio Comunale, che rappresenta i cittadini in toto, è il luogo migliore per poter sentire queste cose. Chiaramente non si aprirà una discussione perché non è nell'ordine del giorno, ma quantomeno i consiglieri comunali sono a conoscenza e potranno fare anche poi il loro lavoro di consiglieri comunali. Questo sia che siano in minoranza che di maggioranza. Quindi io ascolterei l'intervento non di un cittadino qualunque, ma di un comitato a cui i nostri uffici mandano delle PEC per comunicare, quindi non stiamo parlando di un cittadino che non ha rapporti col comune, lo ascoltiamo e andiamo avanti con i lavori del consiglio. Facciamo una breve sospensione. Presente. Presente.
Passiamo alla parola ad Angelo Visone. Grazie Presidente, scusatemi, permetto, ci tengo a chiarire la mia posizione. Allora, in questo momento faccio presente a tutti i consiglieri, allora c'è il sindaco che poi Natale. La mia posizione di disponibilità rispetto alla posizione di Presidente del Consiglio non è disponibile, quindi ci sono le condizioni politiche per cui non sono disponibile eventualmente a fare il Presidente del Consiglio. Grazie. La proposta, scusami, eventualmente ci fosse la possibilità di decidere se il signor Bisognante può assurgere a Presidente del Consiglio Comunale o Vicepresidente del Consiglio Comunale, il sottoscritto dice di non essere disponibile, quindi evitate di votarmi. Siete in questo consiglio dove sono adesso, nell'esclusivo interesse dei cittadini, fino alla fine del mio mandato. Non sarà chiaro questo? Assolutamente no, ho detto questo. Ho detto semplicemente che non sono disponibile ad assurgere. Qualora a me mi volesse votare come Presidente, non sono disponibile. O Vicepresidente. Grazie. Passiamo all'ordine del punto del giorno. La parola di Grillo. Sì, sì, chiedo scusa. Volevo prendere l'occasione al balzo, visto che si vota il Presidente, vorrei prima di tutto investire il Presidente facente funzione, la segretaria e il sindaco che sono presenti, ma con la segretaria già ho avuto modo di discutere in questi giorni, visto che è stato licenziato un documento importante per la vita futura di questo ente, il bilancio. Provo a mettermi più vicino, però più di questo chiedo scusa. Noi avevamo fatto, qualità di capogruppo di Liberi e Forte, avevamo fatto delle richieste a monte del licenziamento della bozza di bilancio indirizzate ai vari responsabili interessati all'epoca, alla segretaria dell'epoca e al Collegio dei Revisori. Di queste note a oggi non abbiamo avuto nessun riscontro. Vorrei sensibilizzare, oltre al sindaco e alla segretaria, naturalmente il presidente facente funzioni e il presidente che voteremo da qui a poco. Ricordando che il Collegio delle Revisioni non è un organo al servizio dell'esecutivo, ma risponde al Consiglio Comunale. Di conseguenza, le note e le istanze che vengono prodotte in sala al Collegio delle Revisioni vanno riscontrate. Vorrei ricordare a questo punto, che vada a verbale, che non abbiamo avuto riscontro alla nota 167-96, non abbiamo avuto riscontro alla nota 167-45-95, non c'è stato riscontro alla nota 14-014, alla 14-212, alla 14-395, alla 14-418. Sensibilizzo il Presidente affinché stigmatizzi questo comportamento il Collegio. E ne approfitto, visto che c'è stato già anticipato che probabilmente per il 12 sarà fissato il Consiglio Comunale per il bilancio, di convocare il Collegio dei Revisori e il responsabile finanziario, lo invitiamo già da adesso, per evitare che l'11 qualcuno di loro possa ammalarsi a tutto il tempo da qui al 12 nell'eventualità, perché anche altri aspetti su alcune criticità che non già chiarite venissero chiariti in Consiglio Comunale. Grazie. Passiamo all'ordine del punto del giorno. Elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio Comunale. Parola consigliere Luigi Di Dato.
sono anche piuttosto accomodante, no? E però lasciatemi dire alcune cose, insomma, e vorrei però non essere interpretato in maniera non essere interpretato in maniera negativa. Potevo dire forza, che dato grazie a questo meraviglioso strumento che avete posto in essere dal primo Consiglio Comunale ad oggi, salvo poi un altro Consiglio Comunale esperto dell'Americana, che è Macina. Bene, questa sera c'è che, allora, non lo so, i pochi o i tanti dei nostri cittadini, scelgo, ci ascoltano, eccetera, magari, dai, non si fanno un quadro compiuto e completo, e soprattutto del dire quello che accada, quindi... Se questo c'è, allora tanto vale che chiariamo bene, è un po' come i misteri di questo Consiglio Comunale. Allora, intanto sono due gli aspetti. Il primo, poi diciamo, veniamo alla richiesta della convocazione. Devo dare una brevissima risposta. In realtà non sapevo che volevi che non volevi fare il Consiglio Comunale, che tu l'abbiamo comunicato a questo Consiglio. Francamente, mi sono trovato un po' a Roma come comunicazione, perché non ti è stato chiesto se puoi aiutare o non puoi farlo, e nel caso comunque sarebbe stata, come dire, una vostra discussione nell'ambito di questa maggioranza, no? E dico questo per mettere il ruolo al quale noi siamo stati, come dire, insomma, il popolo di Cercola ci ha delegati, relegati per meglio dire. Lo stesso dicasi per Salvatore, che lui poi è uno molto bravo, preparato, insomma, ha fatto delle osservazioni di cui noi prendiamo atto, insomma, di questa comunicazione, ma mi permetto sempre di dire, ma solo per fare, come dire, un po' di chiarezza sull'argomento di questa sera, no? Quindi anche questo, secondo il mio punto di vista, naturalmente del tutto opinabile, insomma, è una discussione che secondo me si doveva svolgere tutto al vostro interno, ma comunque ci ha fatto piacere, siamo in libera democrazia, ognuno si può esprimere come meglio crede, insomma. Oddio, così, a sentire questi interventi, insomma, sai, mi sembra di capire che forse qualche cosa non quadra, mi consenta ovviamente il sindaco, perché io poi ho sempre detto, pure la volta scorsa al primo Consiglio Comunale, io ebbi a dire che, e adesso rientro un poco nell'argomento del Consiglio Comunale, che è ovviamente chiaro, insomma, che quello che hai detto ovviamente pone un'attenzione abbastanza seria su questo argomento, perché quando parliamo di bilancio parliamo anche, come dire, dell'attività politica amministrativa di questo comune e quindi tutte le attività che poi ne discendono a carico di noi, dei nostri concittadini e quindi anche di noi stessi, insomma, quindi va bene, hai fatto questa osservazione. Detto questo, però, io ho il primo Consiglio Comunale mi permise di dire, no, che forse c'era stato uno scivolone rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio, perché come per legge al primo Consiglio Comunale utile si elegge il Presidente. E però in quella sede stessa vi ho anche detto che questa minoranza, che non gioisce, chiariamolo bene per tutti quanti, di quello che possono essere eventuali discrasie che si possono evidenziare nell'ambito di questa maggioranza, che sono del tutto evidenti. Ma noi non gioiamo per una ragione molto semplice, perché vogliamo che questa amministrazione funzioni e soprattutto che si renda utile per la popolazione. Abbiamo fatto una campagna elettorale basata su una serie, diciamo, di discussioni strane, e alla fine è venuto fuori questo risultato, avete avuto una brillante vittoria, il sindaco in particolare ha avuto una vittoria brillante e adesso deve comunque governare. Noi siamo contenti che questo governo però funzioni al meglio, che ad oggi però non mi pare che funzioni proprio al meglio. Questo ho, come dire, ho il dovere di dirlo semplicemente, perché altrimenti chi ci ascolta
può pensare che noi siamo degli ostruzionisti. Tutto vogliamo fare tranne che questo, anzi questa minoranza, ve lo posso dire, è proiettata a dare, come dire, una mano al Paese per svolgere un compito per il quale siamo stati eletti. Non siamo passati con la maggioranza, ma siamo passati con il Paese, con i cittadini, perché dopo le elezioni noi siamo rappresentanti di tutto il popolo di Cercola. Allora, noi avevamo chiesto questa convocazione del Consiglio Comunale, perché quindi vengo, come dire, all'argomento, perché? Perché non solo, diciamo, alla preoccupazione dalle voci, perché poi di voci se ne sono sentite anche troppe, insomma, in questo lasso di tempo che non è neanche breve, e tra l'altro le linee programmatiche noi ancora non le abbiamo sentite. E come? Passiamo. Sì, sì, vabbè, ragazzi, questo è un argomento anche politico sul quale, voglio dire, la questione temporale. L'ordine del giorno non prevede. Sì, ma l'ordine del giorno prevede pure che, siccome noi abbiamo fatto la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, io ho il dovere. Come? Il primo punto dell'ordine del giorno qual è, scusa? Qual è? L'elezione del Presidente. Io su che cosa sto parlando? E come non l'abbiamo ancora detto? Tu stavi dicendo mettiamo a votazione. Ma tu hai detto mettiamo a votazione, no? Che hai detto? No, e ma tu l'hai detto? E se tu dici mettiamo a votazione, permetti che diamo a votazione. Che metti a votazione? Se noi non facciamo la discussione. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque dipendendo dalla discussione. Allora, discussione. Primo punto, elezioni del Presidente del Consiglio Comunale e dei due vicepresidenti. Parola a Deputato. Allora, sindaco e tecnico dell'audio qua, per cortesia, cerchiamo di mettere a posto questo audio, questi microfoni, eccetera, ma questa è una cosa che ve lo dico da parecchio, non è la prima volta. Quindi non sono sordo, però in questo modo sembra che lo sono e non solo io. È vero? È perché l'hai detto prima. Quindi, detto questo, allora, perché? Quindi io la volta scorsa, ciò voglio dire, noi dobbiamo essere chiari e soprattutto non ci devono essere false interpretazioni. Primo Consiglio Comunale, ho detto testualmente, c'è la necessità innanzitutto che voltiamo pagina, che azzeriamo quella che è stata la campagna elettorale, quelle che sono state le diatribe di campagna elettorale che non mi appartengono, perché ho sempre ritenuto che la campagna elettorale è come... l'ho associata a una competizione sportiva, finita la quale, no, si diventa, come dire, come prima, anzi, semmai, i vincitori cavallereschiamente dovrebbero rendere l'onore delle armi ai vinti. Qua è successo esattamente il contrario, ma lasciamo perdere, andiamo avanti. Nell'interesse del Paese, ha detto, noi vogliamo essere coinvolti, come stavo dicendo prima, no, per condividere, ma soprattutto valeva non solo per noi ma anche per voi, in particolare per voi, perché avevo detto, attraverso l'elezione del Presidente del Consiglio, che è la seconda carica del Comune, no, c'è l'istituzione delle commissioni consiliari, che sono l'organismo che consente a questo Consiglio Comunale di proporre, di progettare, di rendersi utile per la comunità cercolese. Siamo però a 4 mesi, ciò non è una critica per tanto per dire per farlo, è solo per fare onore alla chiarezza, perché noi ci siamo preoccupati e penso anche voi, ovviamente, perché chi governa, e questo ovviamente io lo posso dire sicuramente, ha delle responsabilità e le sente sulle spalle, e quello che però non ha, come dire, funzionato, è perché questo accordo che vi ha visti uniti non nasce ieri, non nasce l'anno scorso, ma lascia qualche tempo fa. E quindi in tutto questo lasso di tempo che ha distinto lo scioglimento del Consiglio Comunale, che ha prodotto danni e guai dappertutto in questo Paese, ad arrivare invece all'elezione del sindaco e del Presidente del Consiglio, che è l'organismo che deve funzionare dai commissioni. Quindi ci siamo preoccupati di dirvi dal primo momento, dobbiamo eleggere un Presidente del Consiglio, e tutto ciò non è accaduto. Abbiamo saltato un Consiglio Comunale perché è andato deserto, ci troviamo stasera qui e con due
dichiarazioni, ma la verità un po' discordanti che quello che possa, può sembrare, almeno all'apparenza, l'unione di questa maggioranza. Lo dico perché è una sensazione, poi mi sbaglio, e se mi sbaglio ovviamente chiedo pure scusa perché ero di questa necessità. Quindi, allora, stasera, che sento parlare dell'elezione finalmente del Presidente del Consiglio, da Angelo, eccetera, sarebbe opportuno pure che, come vi avevo chiesto, come avevamo chiesto, di essere coinvolti per dare, come dire, un maggiore contributo affinché questo organo consiliare funzionasse al meglio. Se tutto ciò non accade, significa che continuiamo a mantenere, come dire, una barriera tra noi, e quindi il ragionamento che deve vedere il coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali praticamente comincia a saltare, insomma. E questa, diciamo, la ragione per la quale, con le nostre preoccupazioni, avevamo indetto, chiesto di indire un consiglio comunale, perché non vedevamo questa soluzione, sperando che in questo modo, come dire, venisse fuori comunque un sistema funzionale per questa amministrazione che desse, come dire, un sospiro di sollievo ai concittadini, ai nostri concittadini, che ce lo chiedono spesso, preoccupati di quello che accadeva. Quindi, ciò detto, adesso voglio dire, vogliamo continuare questa discussione? Credete che se ne possa discutere prima di passare all'ordine del giorno, oppure ritenete di procedere con la lezione? Decidete voi. Parola ad Angelo Visone. Allora, una breve replica al consigliere Di Tato, perché la sua domanda merita risposta, ovviamente. Allora, siccome, come abbiamo detto, da circa 3 mesi non si elegge il Presidente del Consiglio, onde evitare che questa cosa potesse essere addebitata al sottoscritto, per quanto mi riguarda, io ho dichiarato in questo modo che non faccio parte di quella platea di persone disponibili a rendersi candidati alla presidenza del Consiglio. Non devo niente a nessuno, sono qui con i miei voti in Consiglio Comunale, e se c'era una volontà fino ad oggi di poter esprimere il mio nome, sarebbe stata espressa dal primo giorno, come a lei ha sottolineato. Davanti a questo procrastinarsi della questione, ritengo di non essere più disponibile. Punto. Adesso ci sarà una dichiarazione in altro senso. Io ho liberato il campo dalla mia disponibilità, dottore Di Tato. Io non ritengo opportuno che in questo momento mi sia reso corresponsabile di questo pseudo ritardo, che onestamente con il mese di agosto e mezzo, con le ferie, con la mancanza anche in consiglio di alcuni di voi, personalmente c'ero anche il 9 agosto, quindi se si voleva fare questa cosa io ero presente. La mia dichiarazione serve semplicemente per prendere una posizione chiara rispetto a quello che può essere un'interpretazione malevola o benevola, a seconda di come la si vuole usare. Personalmente non mi interessa. Questo è, i cittadini mi hanno votato per fare il consigliere, per fare i loro interessi. Ci sarò in questo consiglio, ci sarò in questa maggioranza, fino a quando qualcuno non decide che non ne faccio più parte. Per il momento io sono padrone delle mie scelte, come sono sempre stato. Tra l'altro, ho detto più di una volta in passato che mi avrebbe fatto molto piacere che fosse dell'opposizione, ritornando a quello che era un costume che mi ha ricordato proprio lei, quindi di portare un attimino la presidenza all'opposizione, perché rappresenta anche un contrappeso del sindaco, che il sindaco viene fatta la doppia elezione, sindaco e consiglio comunale. Quindi il presidente del consiglio comunale, come ha svolto elegantemente sia il dottore Baruno che il Savio Carrotta, per quanto mi riguarda è una figura che sta al di sopra. Evidentemente la mia figura in questo momento non è al di sopra, sono all'interno della maggioranza, non ritengo opportuno prenderlo, ma è una mia scelta personale, dettata da nulla, ma da una posizione personale. Grazie. Giusto un attimo di replica. Luigi, non è che, mi rivolgo a tutti, non solo a te, legittimo l'intervento, per carità, ma non è che ogni cosa che uno dice c'è da stare forse qualcosa di nascosto. Io ho semplicemente messo a conoscenza, ove mai qualcuno fosse all'oscuro, che esistono delle note
che io ho depositato. Nell'eventualità anche il presidente, a cui non ho indirizzato, ci tengo a sottolineare, a cui non ho indirizzato quelle note, è naturale che sarà compito suo in questo momento sensibilizzare il collegio e sensibilizzare o fare avere la copia di queste note ai consiglieri comunali. Ma non c'è sta niente di particolare, visto che stiamo parlando di un documento importantissimo che serve a questo ente, non per solo per questo momento, ma per gli anni a venire. Grazie. Chiedo la parola. La parola al dottor Vincenzo Barone. Grazie Presidente. Sulla falsa riga di quello che poc'anzi diceva il consigliere Di Dato, io volevo fare alcune osservazioni per lo svolgimento del futuro svolgimento, dei futuri rapporti che pensavo che venissero in un momento nuovo. Quando uno inizia a fare dei ragionamenti deve essere conseguenziale a quei ragionamenti o deve essere coerente a quello che dice. Noi credevamo che fosse cambiato un momento, diciamo, il modus comportamentale di questo consenso, dei rapporti tra amministratori, tra maggioranza e minoranza. Perciò noi abbiamo chiesto varie volte la convocazione, cioè la convocazione per l'elezione del Presidente, perché ritenevamo che fosse fondamentale dare un atto che per noi è importante ai fini dello svolgimento dei rapporti che si hanno tra maggioranza e le forze dell'opposizione. Io vorrei, e faccio un appello a questo Consiglio Comunale e a tutti i presenti, al buon senso di quelli, dei puri democratici che io riconosco anche dall'altro lato, di ripristinare un rapporto di rispetto tra le varie parti, perché negli ultimi periodi, e noi andremo alla votazione di uno strumento che secondo me è di vitale importanza per l'ente, quale lo strumento che sarebbe il bilancio di previsione, senza aver fatto passaggi attraverso le commissioni, perché non abbiamo il tempo, non avendo avuto il Presidente. Allora, caro consigliere Visoli, non mi venga a parlare di pseudo, diciamo, il tempo che abbiamo perso per eleggere il Presidente. C'è un problema reale. A 4 mesi, non avendo il Presidente, non abbiamo fatto le commissioni, non abbiamo il rapporto istituzionale che noi abbiamo detto. Questo è un atto fondamentale che andava licenziato in prima istanza nelle commissioni. Se hanno una valenza, è vero che hanno una valenza di tipo non decisionale, ma di tipo formale, però questo formalismo rappresenta un atto per noi che facciamo i consiglieri comunali, che abbiamo una visione, diciamo, della politica di confronto fondamentale. Se poi si vogliono usare altri metodi, come sta accadendo, perché devo dire, ahimè, sono rammaricato. Ringrazio l'assessore innanzitutto della cultura, ma mi arriva una telefonata di sabato mattina perché fa l'inaugurazione del teatro. Signori miei, qua nessuno vuole prendere il merito di aver fatto o di aver fatto. Noi abbiamo commesso tanti di quegli sbagli, ma tanti, ma dateci perlomeno il rispetto di quello che abbiamo costruito in 5 anni. Oggi sediamo in un teatro il quale, ringrazio all'amministrazione FIA e a tutti gli assessori e ai consiglieri che hanno voluto con forza, perché si desse, e lo sanno bene i consiglieri che hanno vissuto i consigli comunali scorsi in questo consiglio, in che modo era, che hanno voluto dare dignità al teatro, dare dignità nello stesso modo alla sala dove si svolgeva il consiglio comunale, iniziando dalle sedie alla struttura che oggi perlomeno è la struttura è di veramente ci fa onore a tutti quanti, da chi l'ha realizzato, all'amico Di Dato, al sottoscritto, dottor Vincenzo Barone faceva la storia, è andato a prendere 200.000 all'area metropolitana per far sì che questo teatro avesse un'altra volta la dignità che gli meritava. Caro sindaco, il migliore assessore, però lo dirò il migliore assessore, poi te lo dirò il migliore assessore. Tu che dicessi io non riconosco i migliori nell'ultimo consiglio comunale, poi parliamo pure chi era il migliore assessore e facciamo il conto, perché noi siamo pronti a fare il conto.
come l'hai fatto tu sempre, che quando stavi dall'opposizione. Allora, ritornando a noi, il problema è questo: noi chiediamo il rispetto dovuto e il ripristino del rispetto istituzionale. Che cosa vuol dire? Che noi siamo una maggioranza, siamo una minoranza, e questa minoranza deve essere, come dice pure il consigliere Grillo, ci sono degli atti, e le revisioni dei conti devono far capo al presidente e al consiglio comunale. Noi dobbiamo avere tutto quello che compete. Non possiamo essere esclusi e venire in consiglio comunale senza aver avvisionato atti o nella fattispecie atti che hanno proposto dei consiglieri comunali, che per noi sono di fondamentale importanza, perché l'ente funzioni e abbia quel rispetto dovuto e il rispetto che dobbiamo avere tutti quanti noi. Allora, ritornando a noi, noi ve lo chiediamo in questo momento con molto garbo, perché riteniamo che è fondamentale per la vita di un piccolo consesso e di una piccola città come la nostra, perché ha delle grosse problematiche, e lo sappiamo bene, problematiche che abbiamo all'interno del comune, per una questione che ci portiamo dietro per personale, abbiamo dei problemi di mancanza di fondi, abbiamo dei problemi abbastanza seri, che in questo momento ha bisogno di un confronto serio e di rispetto, perché noi possiamo costruire e far sì che la nostra città migliori ancora di più. Oltre il rispetto dovuto a noi per il patrimonio che vi abbiamo lasciato sulle opere pubbliche, dal finanziamento dell'ex 219 che iniziano i lavori, dallo svincolo a via alla Caravita, dai lavori che adesso devono iniziare, vi abbiamo lasciato, dalla scuola che non avete fatto neanche l'inaugurazione, e non sappiamo in che modo sia stata fatta questa inaugurazione della scuola, noi non siamo stati per niente avvisati. Dai soldi dell'asilo nido, dai soldi, cioè questa amministrazione ha rimasto l'amministrazione precedente, con tutti gli errori, caro Grillo, tutti, ma è rimasto un patrimonio di impegno e di lavori che viaggiano sui 15 milioni di euro. Siamo pronti per firmare, so che il signor Biaggiarossi è andato all'area metropolitana per vedere di ripristinare un'altra volta i fondi che abbiamo chiesto per quanto riguarda l'attivazione del fondo per la ristrutturazione della casa comunale, che si è bloccato durante il periodo del Covid perché si sono alzati i prezzi, perché sono cambiate le normative, ma c'è la possibilità di riprendere un'altra volta i fondi. Ma cari signori, che vi chiediamo? Chiediamo che facciate le commissioni, che veniamo avvisati. Non si potevano fare la commissione. Caro Giorgio, tu sei stato un fautore. Si poteva fare nelle conferenze di capigruppo. Nella mancanza delle commissioni si faceva una conferenza di capigruppo, visto che questo consiglio comunale è quasi nelle conferenze di capigruppo, è un altro consiglio comunale, cioè siamo quasi tutti presenti, che ognuno rappresenta una lista e ognuno è stato eletto un solo consigliere. Ma cari miei, che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo il rispetto che ci dovete, perché noi rappresentiamo una parte del popolo, abbiamo ricevuto 4.000 o 3.700 voti, i 3.700 voti sono una parte, voi ne avete avuto 5.000, ma anche 3.700 rappresentiamo noi. Caro signor Biaggiarossi, lei doveva porsi il problema di fare il sindaco di tutti, non il sindaco di una parte, e convincere questa parte a dire che lei stava cambiando l'ordine del gioco, non cambiando i nomi, come ha fatto infrastrutture, lavori pubblici, questo me lo consenta, è squallido. Allora, io credevo che lei avesse ripristinato, volesse ripristinare un nuovo tipo di rapporto, invece mi dispiace, come per esempio stasera, io ho visto un intervento del consigliere Visuri, il quale si tirava fuori da essere, di non essere papabile a fare, non ho capito che cosa voglia dire. Ma la maggioranza ha una proposta. Se non ha una proposta, discutiamo, siamo pronti a condividere quando ci sono delle condizioni di farla presidente. Noi pure abbiamo la possibilità di un confronto con voi. Chiediamo 5 minuti di sospensione, parliamo un momento di chi vuole, visto che c'è una parte o può l'impegno, non lo so, Visore, per quale motivo. Prima si è proposto, so che lei era uno dei papabili, cioè dall'inizio era uno dei. Si giocava questa. Ma guardi, ma.
guardi, ma non c'è niente di straordinario, ma guardi che non c'è niente di straordinario, non è una cattiveria se un consigliere aspira a fare il sindaco, l'assessore, o aspira a fare il presidente. Io non lo trovo niente, queste sono le aspettative. Se io aspiro a diventare, non lo so, uno scienziato, non è una cattiveria, voglio dire, avendo le capacità posso permettermi di fare certe cose. Allora io chiudo, chiedo scusa presidente, dicendo io non ho visto una proposta da parte della maggioranza, ho visto degli interventi di visione che non ho capito veramente politicamente che cosa ha voluto dire, cioè io mi tiro fuori dopo che è stato sul tavolo tanto tempo, ci venga a dire, oppure chiediamo 5 minuti di sospensione, facciamo un confronto, vediamo se troviamo un nome condiviso, o altrimenti ognuno va per la sua strada. Grazie. Passiamo al voto. Parola al sindaco. Ti voglio bene, presidente. No, se vuoi parlare prima tu, Marco, che hai convocato il consiglio, ti faccio parlare. Io ho fatto una proposta, però. La parola ad Enzo Fenico. Sarò molto breve perché il consigliere Barone di fatto già in modo puntuale ha fatto delle considerazioni in ordine appunto alla proposta di sospendere un attimo il consiglio, anche perché è chiaro che il consiglio l'abbiamo chiesto noi, ma il consigliere Esposito nella conferenza di Capogruppo ci disse che laddove questa maggioranza aveva maturato un nome che poteva o meno condividere con la minoranza, sicuramente si trovava una modalità per cercare quantomeno un confronto. È chiaro che da questi, diciamo, da questi primi interventi io è chiaro che non ci sia forse una proposta omogenea, quantomeno sorge il dubbio in base a degli interventi legittimi che ci sono stati di forze politiche importanti di questa maggioranza, però è una mia considerazione, la tengo per me e ritengo quindi che probabilmente sia il caso, e chiediamo noi come minoranza di poter sospendere, quantomeno chiedere un attimino una conferenza di capogruppo, perché noi riteniamo che laddove ci sia non ci sia una proposta omogenea che sino a questo momento non è venuta fuori, riteniamo che noi abbiamo anche la facoltà di poter fare noi una proposta in modo da ridare un equilibrio, ripartendo proprio dalle ultime parole del consigliere Visone, che chiaramente era una considerazione sua. Io durante le mie due esperienze sindacali ho adottato sicuramente un metodo diverso, però è altrettanto chiaro che c'era una maggioranza, non c'era un ritardo del genere, che non lo possiamo certamente nascondere, è dettato da modalità e da dialettiche politiche che noi possiamo non comprendere, ma che possono essere anche fisiologiche ad un'amministrazione che va ad insediarsi. Non è una critica, ma sicuramente dobbiamo constatare una situazione del genere. Quindi noi chiediamo di procedere alla sospensione del Consiglio, chiediamo una conferenza dei capogruppi per capire quale sia la volontà, perché il Presidente praticamente chiedeva di andare al voto, ma penso che la figura del Presidente chieda quantomeno una presentazione anche da parte della maggioranza di chi possa essere individuato, per lasciare anche poi alla minoranza eventualmente di votarlo meno. Visto che non c'è stato questo passaggio, noi riteniamo come minoranza di poter dare un'offerta politica considerevole che possa rappresentare l'intero Consiglio Comunale. La parola al Sindaco. Vincenzo, avete convocato voi il Consiglio Comunale, vi ho lasciato parlare. Noi abbiamo una nostra proposta e questa proposta credo che vada anche nella direzione di quanto avete nei precedenti consigli comunali o nelle riunioni di capigruppo, alle quali io non ho partecipato ma mi è stato riportato, diciamo. Quindi la nostra proposta è di far diventare presidente il consigliere Giorgio Esposito. Giorgio è una persona ben conosciuta in questo paese, ha una lunga esperienza in consiglio comunale, è sicuramente una persona profondamente moderata ed è una persona che penso che apprezzate tutti indipendentemente dalla posizione politica che ricopre in questo momento. Sono sicuro che sarà un ottimo presidente e penso che possa avere anche il vostro benestare rispetto alla sua elezione. Poi per quanto riguarda le altre cose, diciamo, dette dall'ex assessore ai lavori pubblici,
penso che ci saranno svariati consigli comunali a venire. Ci saranno svariati consigli comunali a brevissimo per poter parlare lungamente del piano annuale e triennale delle opere pubbliche e di tutte le altre cose importanti. Lascio a stasera l'argomento del Presidente, tanto nel prossimo Consiglio Comunale discuteremo del piano triennale delle opere pubbliche. Parola ad Enzo Fingo. Io onestamente, siccome siedo da un bel po' in questi banchi, e prima come consigliere di minoranza, poi come sindaco, ho avuto un po' diverse esperienze, ritengo che non entro nel merito perché non c'è proprio, cioè, Giorgio Esposito, per l'amor di Dio, non c'è proprio da commentare se non in positivo una scelta del genere. Però faccio una considerazione, perché poi l'elezione del Presidente riguarda prettamente il Consiglio Comunale, e onestamente forse mi aspettavo che stasera il gruppo di maggioranza relativa di questa amministrazione poteva auspicare alla candidatura di un presidente, in questo caso di Giorgio Esposito. L'ha preferito fare il sindaco. Questo ovviamente crea un po' una situazione, diciamo, di disagio democratico, dettato anche da una prima fase che ha preceduto questo consiglio comunale, con l'intervento del consigliere Visone, le note protocollate dal consigliere Grillo, che devono essere sicuramente di patrimonio pubblico di tutti i consiglieri, che poi non ho capito riguardano il bilancio, se ho capito bene, che sono indirizzati ai revisori dei conti, quando un bilancio è stato già approvato in giunta da parte dalla giunta. Quindi penso che il consigliere Grillo abbia un suo rappresentante in giunta, non so nemmeno qual è il contenuto, però è chiaro che questi piccoli dettagli costruiscono poi un teorema su cui noi della minoranza dobbiamo necessariamente capire, per rispetto dei cittadini, e cercare di capire se realmente questo presidente ha un appoggio di una maggioranza che non sia solo numerica, ma un appoggio anche politica, proprio perché ci teniamo alla figura di Giorgio Esposito e per di più del territorio che lui rappresenta. Noi come minoranza sicuramente il nome di Giorgio Esposito sicuramente non possiamo auspicare un voto contrario. Però riteniamo che, siccome questa candidatura non sia una candidatura naturale, o quantomeno una candidatura di un processo armonico rispetto al ruolo che il consigliere Esposito deve andare poi a svolgere, noi della minoranza riteniamo che possa essere più funzionale ai lavori del Consiglio Comunale un candidato, un'offerta politica della minoranza che noi abbiamo individuato in un consigliere che, oltre ad aver avuto un risultato elettorale importante, e alla sua prima esperienza non ha problemi di contrapposizione, perché probabilmente altre figure potevano essere anche poco comode a favorire la dialettica politica. Riteniamo che il consigliere Pasquale Sandino possa auspicare ad un ruolo del genere di garanzia per l'intero Consiglio Comunale. Quindi questo ci aiuta, anche perché in questo caso, votando il nostro candidato, riteniamo che, e invitiamo anche i consiglieri di maggioranza a fare una valutazione opportuna, però sicuramente in questo modo abbiamo almeno la possibilità di non votare contro il consigliere Giorgio Esposito, o quantomeno astenerci, perché votiamo una nostra offerta politica, ed è chiaro che se sarà eletto non abbiamo dubbi che sarà uno dei migliori presidenti della storia che abbiamo da cercare. Grazie. Parola al consigliere Grillo. Sì. Era giusto per sottolineare, visto che ero stato chiamato in causa dall'ex sindaco. Sì, ci tengo a sottolineare che in qualità di capogruppo di Liberi e Forti noi non siamo rappresentati in giunta, o perlomeno noi non abbiamo condiviso l'indicazione di un assessore in giunta. Ecco perché c'è la questione collegata alle note, perché noi abbiamo chiesto delle delucidazioni, visto che nel caso specifico del bilancio ci è stato proposto all'ultimo momento, e noi ci apprestiamo a votare. Ecco perché abbiamo deciso oggi di coinvolgere il Presidente, perché non vorremmo che fosse limitato l'accesso e lo svolgimento
dell'attività che è propria del consigliere comunale. Per quanto attiene il resto, non abbiamo condiviso in giunta e la nostra candidatura è fuori da questo contesto oramai da mesi, penso che sia di dominio pubblico, quindi nulla contro nessun candidato che noi potremmo benissimamente votare. La parola a Marco Riccardi. No, diciamo che l'ultimo intervento del consigliere Grillo, che ringrazio perché credo che abbia espresso una serie di questioni con estrema chiarezza, sia nell'intervento di prima sia in quello di ora, è chiaro che non fa altro che evidenziare quello che prima sosteneva il consigliere Fiengo, cioè la valutazione qui non è sulla persona proposta, perché se si dovesse andare solo su quello, personalmente io credo che Giorgio sia uno di quelli che in questo contesto possa rappresentare al meglio questo ruolo, non l'unico ma uno di quelli che lo possa fare al meglio. È chiaramente un problema di processo a cui noi siamo arrivati, e visto e considerato che io, che sono un consigliere comunale, ho fatto fatica a stare dietro all'epopea del consigliere, del presidente del consiglio comunale, diciamo noi ci troviamo anche in una questione di confusione che noi creiamo alla città, perché noi partiamo da un primo consiglio comunale a luglio in cui la maggioranza vota a scheda bianca, un secondo consiglio comunale convocato per il 9 agosto in cui la maggioranza decide di non presentarsi, tra l'altro in quel consiglio comunale, a differenza di stasera, non c'era la diretta streaming, quindi diciamo che l'operazione di trasparenza importante che questa amministrazione ha portato avanti si è interrotta in un momento di defaillance di questa amministrazione, e diciamo che questa roba un po' preoccupa, perché spero che la trasparenza non si confonda con la propaganda e quindi diciamo far vedere e mostrare solo quello che conviene far vedere e mostrare. E poi si arriva a una serie di lungaggini burocratiche che vengono interrotte soltanto da una richiesta di convocazione da parte della minoranza, perché il nostro regolamento detta dei tempi a noi consiglieri comunali per votare il presidente del consiglio. I tempi di quel regolamento virtualmente sarebbero scaduti il 10 settembre, credo, o l'8 settembre, giù di lì. Siamo abbondantemente dopo. Come minoranza abbiamo capito delle difficoltà oggettive che c'erano nella discussione, nell'articolazione di una discussione che c'era in maggioranza. Abbiamo aspettato, abbiamo richiesto questo consiglio comunale e siamo arrivati alla convocazione nell'ultimo giorno disponibile dei 20 giorni che dovevano passare dalla richiesta di convocazione della minoranza. Nella capigruppo abbiamo chiesto un coinvolgimento e una condivisione. Io personalmente l'ho chiesto al consigliere Esposito, forse imbarazzato dal fatto che il nome fosse lui, ci ha risposto che non era autorizzato a condividere il nome nella capigruppo, quindi noi non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di articolare una discussione rispetto a questo. Se alla fine di tutto questo noi ascoltiamo alcuni interventi, per esempio l'intervento del consigliere Visone, che rappresenta un importante movimento politico che connota in maniera decisiva politicamente questa maggioranza, che è il Movimento 5 Stelle, che apre alla possibilità di votare un nome della minoranza. Io credo che sia importante anche sottolineare la coerenza di quella dichiarazione, perché quando il consigliere Visone era da questo lato della barricata sosteneva che il presidente del consiglio doveva essere dato alla minoranza, e a quanto ho capito, spero di non aver capito male, oggi in coerenza prova a sostenere lo stesso. Il fatto che la proposta del presidente del consiglio non venga da un consigliere comunale o da un gruppo di consiglieri comunali ma venga dal sindaco è un qualcosa che secondo me merita di essere sottolineato, perché il sindaco è un altro organo rispetto al consiglio comunale, che è organo di controllo anche dell'attività che fa il sindaco, quindi il fatto che la proposta la faccia il sindaco e non un gruppo consiliare è importante. Io credo che il processo poco chiaro non ci consenta di esprimere una valutazione esclusivamente sul nome proposto, quindi io mi rifaccio anche all'intervento che ha detto il consigliere Fiengo. Crediamo che ci sia un qualcosa da chiarire rispetto a questo consiglio comunale sulla vera, diciamo, sul vero sostegno che il consigliere Esposito, il vero sostegno politico ha da parte della maggioranza, non da parte della minoranza. E su questo sarebbe interessante capire anche i capigruppo dei vari gruppi se si esprimono a favore o meno come dichiarazione di voto.
Parola Vincenzo Barone. 5 minuti per la replica. 30 secondi, grazie. Non ti far dettare i tempi dai consiglieri, Presidente. Io sono stato, ho fatto il Presidente, ho fatto l'assessore. Quando parlava mi stavo zitto, ho ascoltato Biagio Russi per ore intere di quando parlava dall'opposizione, ti ho sempre ascoltato. Ti ho ascoltato per due ore con i computer davanti, ti ho ascoltato. Il consigliere si fa udice, si sentisce. E non ti devi spiazzentire, con calma, tranquillo. Meno male, siete, fai bravo. Fai bravo. Allora, il problema. Vabbè, questo è poi un altro fatto, è sui rapporti istituzionali. Volevo ricordare all'amico Biagio Russi che non si parlava del piano triennale delle opere pubbliche. Lo so che stasera sui microfoni sono assurdi. Non si parlava, si parlava di rapporti istituzionali, che è diverso. Non parlavamo delle opere, parlavamo delle cose buone lasciate dall'amministrazione con tutti. E che andavano anche condivise rispetto a voi, ma non si parlava di quello, cioè di quello che volevamo fare. Non era il pensiero di voler fare, ma era quello che era stato già fatto, dove si fa l'apertura di un teatro, il quale è stato voluto da questa opposizione e portato avanti con tutti i sacrifici e siamo stati, io sono stato avvisato con una telefonata, la ringrazio, dell'assessore, il sabato mattina purtroppo, io di sabato sera avevo degli impegni sopraggiunti familiari e non sono potuto, e non si sa, gli altri non sono stati avvisati e non è corretto, perché questo, una cosa è patrimonio di tutta la città, è patrimonio di tutto il consesso. Non di una parte, però ho detto lei dovrebbe essere il sindaco di tutti quanti e non il sindaco di una parte. Se poi si pone in questo modo, voglio dire, faccia lei. Ma tornando al Presidente, quello che ci riguarda in questo momento, veramente io veramente sono, devo dire, non ci sarebbe dispiaciuto il consigliere Giorgio Esposito, voglio dire, per la persona, io poi sono amico di famiglia, voglio dire, poi mi ha votato in un'epoca passata Presidente, quindi dovrei pure ringraziare, però la cosa grave è un fatto politico serio, che Giorgio non ha neanche tutti i voti della maggioranza. Giorgio non è un, come a sentir dire, non è un presidente che è espressione. Voi vi andate a contare, andate a vedere, noi dobbiamo vedere i voti, perciò non avrà il voto mio, altrimenti moralmente io lo darei volentieri. Ma il problema è di capire un momento come esce Giorgio Esposito da queste elezioni. Vista la proposta che ha fatto, cioè che ha fatto il sindaco, vista la proposta che è venuta proprio da lui, vediamo un momento quello che accade. Questo è quanto. Passiamo al voto. Scrutinatori, Giusia Prea. E della minoranza vuole qualcuno venire a voto? No, Presidente, io ho chiesto. Perdono. Io ho chiesto nel mio intervento se la dichiarazione di voto dei vari gruppi rispetto all'elezione del Presidente, perché questa cosa senza questo noi non riusciamo ad esprimere una posizione. Mi leggo il regolamento, esiste la dichiarazione di voto. Siamo passati a voto. È una prerogativa, se un gruppo lo vuole fare lo fa, noi l'abbiamo chiesto, se non c'è la volontà di farlo non c'è, punto. Mica è obbligatorio. Poi il capogruppo di Liberi e Forti ha parlato, è stato chiarissimo. Il capogruppo di Liberi e Forti è stato chiaro. No, io non sono il gruppo insieme, siamo due persone. Passiamo al voto. Presidente. Stiamo parlando. Una comunicazione resa fuori microfono. Di un'importanza capitale per capire come si sta comportando il governo della maggioranza. Silenzio, un attimo di silenzio. Presidente, Paudrice non vuole contrabbattere, la parola a Sergio Carrotta, veloce.
No, buonasera. Pronto? Prova. Sì. Presidente, noi stasera prendiamo atto che all'interno del consesso civico il gruppo Libero e Forte non è formato più da due consiglieri comunali, ma bensì da un solo consigliere comunale, il quale si è espresso in maniera chiara sulla votazione del Presidente del Consiglio, mentre l'altro consigliere Maurice non si è espresso su questa cosa e ci sta dicendo stasera, ne prendiamo atto, che lui appartiene ad un altro gruppo politico. No, l'ha detto poc'anzi. Lei l'ha detto, non abbiamo problemi. Ma no, io non sto trattando con lei, ma io Mario, lei sta dicendo un'altra cosa. Ma infatti il consigliere. Vai, ma il consigliere Maurice che non rispetta i ruoli. Il consigliere Paudici poc'anzi ha affermato che lui non appartiene al gruppo Libero e Forte. Ma che sta a casa tua? Non stai a casa tua, lei sta, io sto parlando, questo non è il consiglio comunale. Lei non sta rispondendo, io sto parlando con il Presidente, poi lei mi risponda successivamente. Poi lei mi risponda successivamente. Il consigliere Picardi, mi lascia finire, Presidente, il consigliere Picardi ha fatto una proposta. Se i capigruppo possono esprimere la posizione prima del voto, adesso c'è chi la vuole esprimere e chi non la vuole esprimere. Questo è un altro ragionamento. L'unico che si è espresso in maniera chiara non è stato il consigliere di Libero e Forte, il consigliere Primo. Questa è la cosa. Grazie. Presidente, ragazzi, passiamo al voto. No, Presidente. Allora, Presidente. Già ci sono stati troppi interventi. No, ma dove sta? Che significa troppi interventi? No, significa che c'è una discussione. Significa che c'è una discussione. Vabbè, significa che c'è una discussione. Una breve replica. Una brevissima replica. Presidente, allora, una breve replica a Marco Picardi. Io mi ricordo di consigli comunali in cui i consiglieri comunali sono intervenuti anche 5 volte e per un discorso è molto attinente, perché se la minoranza, e spiego l'attinenza della domanda, se la minoranza dice che non è messa in condizione di votare un nome seppur notevole, seppur di valore, che è nei banchi della maggioranza, perché non è chiara l'articolazione politica dell'attuale maggioranza, diventa attenente all'ordine del giorno capire se quando il consigliere Grillo dice da capogruppo del gruppo Libero e Forti che non è rappresentanza in giunta, per esempio, e che non condivide questa espressione, se il consigliere Grillo sta parlando anche a nome del consigliere Mario Paudici o no, perché noi dobbiamo capire che cosa sta accadendo nella nostra maggioranza. E io lo so che il consigliere Paudici ultimamente è poco incline a partecipare alle cose, anche delle riunioni che si fanno in alcuni centri del nostro territorio, ma su questo poi sarà oggetto di interrogazione. Ma io credo che finché siamo in questo consiglio comunale dobbiamo rispettare, come giustamente sollecita il nostro segretario, dobbiamo rispettare i ruoli, e se c'è una comunicazione da fare a questo consiglio perché cambia l'articolazione della maggioranza, io in qualità di consigliere di minoranza ne devo essere messa a conoscenza. Quindi non con un intervento fuori microfono, ma se il consigliere Paudici non è più parte del gruppo del consigliere Grillo, noi abbiamo il diritto di essere messi a conoscenza ed è parte della valutazione che ci potrà spingere a votare o meno il consigliere Esposito. È chiaro, spero. Grazie consigliere Picardi. Passiamo al voto. Chi sono gli scrutatori? E Presidente, che ci faccia capire come dottore, passiamo alla votazione. Il Paudici non vuole intervenire. Presidente, se non mi chiede la parola, se mi chiede la parola, voglio dire, questo si parla di rapporti istituzionali, di rapporti e di rispetto. Noi chiediamo come è composto questo consiglio comunale. Ci sono delle liste. Oggi veniamo a sapere che c'è una diversificazione.
consigliere Paudice ha risposto alla domanda. Ha cambiato idea. Va bene così. Passiamo al voto. Marco Riccardo si è pregato di fare lo scrutinatore, se possibile, alla minoranza, e Giuseppe Aprea per la maggioranza. È la regolarità del voto, deve passare da dentro. Chi è l'altro scrutatore? Chi è l'altro scrutatore? Ah, un solo scrutatore. Ah, okay. Coriace abbastanza, non ci conti. Ci accomodiamo. Sappiamo buono, quello. E poi ci come stai a ricere tu, e stai a ricere solo tu. Ah, andiamo. Vai. Allora. Giorgio. Bianca. X.
sanno Esposito Giorgio. Esposito Giorgio. Pippo Baldo. Sanno. Giorgio Esposito. Giorgio Esposito. Sanino Pasquale. Sanino. Esposito Giorgio. Esposito Giorgio. Sanino. Esposito Giorgio. Esposito Giorgio. 9 per Esposito, 1, 2, 3, 6 per Sannino e 2 bianche. Una bianca e una luna. Bianca e Pippo, vabbè, la considero bianca, è chiaro, nome... No, no, è così, con un nome basura e bianca, dovrebbe saperlo, consigliere. Andiamo alla voce al voto del vicepresidente. Viene eletto come presidente del Consiglio Giorgio Esposito. Passiamo parola un attimo Savio Carrotta. Scusa, ma non possiamo votare vicepresidente? Un attimo solo. Possiamo votare sindaco, vicepresidente un attimo solo. Volevo complimentarmi con il nuovo presidente Giorgio Esposito. Di più presto. No, andavano di fretta, dottore Barone, altrimenti poi dopo. Questa volta noi non abbiamo abbandonato l'aula come hanno fatto loro la volta scorsa. Mi volevo complimentare veramente per la carica e per l'onere che lei sicuramente assumerà nel migliore dei modi. Però di una cosa prendiamo atto noi della minoranza, che il Presidente non è espressione di quella maggioranza, ma bensì dell'esecutivo, visto che il nome è stato fatto dal sindaco e non è stato fatto da un gruppo consigliare e soprattutto da un gruppo consigliare per una della maggioranza. Grazie. Passiamo al voto per i vicepresidenti. Poi dopo parla. Passiamo al voto dei vicepresidenti. Giuseppe Aprea e Marco Picardi. Marco, sei più giovane del gruppo. Bigliettino. Mario Paolo. Avete qualche nome? Io sono abituata ad altri consigli. Voi imparerete a conoscere. Lei era vice sindaco. Ah, gira. Mario. Dottoressa, si scrive un solo nome. Allora, li potete votare insieme? Cioè si mettono due nomi sullo stesso foglietto? Uno, io farei uno a uno. Io farei uno il primo vicepresidente, due il secondo. Io ho sempre fatto uno e uno. Allora, facciamo uno e uno e poi scrivo uno e uno per fare l'operazione. Due votazioni. Fare due votazioni. È meglio, è meglio. Prima mo stavo dicendo il nome di Pandorio Rosso, ma Rossi è il sito. Cioè, no, nel senso sto facendo l'esempio di scuola. Mario Rossi, non piace Rossi. Anna Bianca. Paolo dice, una sola. Prima uno, per esempio Anna Bianchi, poi... No,
già c'è scritto Paudice, vota Paudice e poi. Allora chiariamo come si vota, se vedete, perché sennò non. Butti questi bigliettini e pigli da là, no? Elimina un attimo tutto, ricominciamo da capo. Noi lo vogliamo. Diciamo come dobbiamo votare nel microfono, dottoressa. No, perché non vorrei che uno ci deve votare già. Allora, diciamo. Valentina, vuol dire? Vai, vale. Facciamo la votazione prima del primo vicepresidente, uno per volta. Sì, sì, uno per volta, così. Però ci possiamo votare. Facciamo certo. Cioè, se avete già scritto, strappate. Se vi serve qualche foglietto in più, lo facciamo. Vicepresidente Mario Paudice, Misone, Mario Paudice, Misone. Paudice, Bianca, Paudice, Misone. Mario Paudice, Misone, Fiengo, Paudice, nove per Paudice, sei per Misone, uno per Fiengo e una bianca. Eletto come vicepresidente Mario Paudice. Passiamo all'altro vicepresidente. Ma ancora non ci sono anche i bigliettini.
questa qualche volta si può essere buono. Già ce l'hai i bigliettini, Marco? Totalmente, questo totalmente. No, dottoressa, mi dispiace. Marco, ce l'hai già i bigliettini? Ah, a posto. Vieni a raccoglierli già, l'ultimo sforzo di palestra. Sì, sì, ce l'ha già Giussi, però vedi se manca qualcosa. Non mi manca. Sì. Dammi un bigliettino a me. Aspetta, mi fanno da votazione, dice la consigliera forte, lascia la cosa. Lo lascia. No, lui ci abbiamo fatto qua. Bianca, Sannino, Pasquale Sannino. Sannino. Di Dato. Sannino. Grillo. Sannino Pasquale. Sannino. Pasquale Sannino. 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 Vicepresidente Sannino Pasquale. Per la motivazione espressa in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di proclamare eletti alla carica del Presidente e Vicepresidenti di questo Consiglio Comunale di Cercola i consiglieri Giorgio Esposito, Mario Paudice e Sannino Pasquale. Votiamo l'immediata eseguibilità. Grazie.
Allora, un attimo, Vincenzo. Sì. Giorgio Esposito. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io ringrazio l'intero Consiglio Comunale per questa elezione. Probabilmente, come dire, mi sento pure un po' emozionato, sono anni che sono in politica e questa è la prima volta che mi capita di entrare in maggioranza e di poter ricoprire un ruolo così importante che va al di là di tutto, che va al di là delle posizioni politiche, che va al di là delle posizioni personali, che va al di là di ogni, come dire, cosa e questione da dover affrontare, perché il Consiglio Comunale è sovrano. Ho avuto modo di poter votare negli anni passati anche consiglieri di maggioranza quando io sedevo nei banchi della minoranza e l'ho fatto con piacere, perché sapevo che praticamente, a prescindere maggioranza e minoranza, quando uno diventa presidente non appartiene né all'uno né all'altro, deve solamente far sì che il Consiglio Comunale possa funzionare. Chiaramente, come dire, non faccio nessun distinguo tra chi ha votato Pippo Baudo e chi ha votato scheda bianca, assolutamente. Io non faccio nessun distinguo di questo. So che il consigliere comunale deve esprimere in tutta libertà quello che è il suo pensiero, va bene, poterlo mettere. Come capisco perfettamente tutte le questioni politiche messe in campo, questioni di rispetto che noi abbiamo sempre chiesto e che per il passato ci siamo dovuti sforzare enormemente per arrivare ad avere un dialogo costruttivo. Come primo argomento da mettere in campo, sicuramente le commissioni consiliari sono uno dei passi immediati da mettere in campo per poter costruire una libera democrazia. Sono contento di questa maggioranza, la quale maggioranza, a prescindere dai distinguo, di tutte le osservazioni fatte dai vari consiglieri che sono qui, io sicuramente dovrò e sarò, mi sforzerò di essere garante di tutte le istanze, anche di chi stasera in primo luogo ha potuto esprimere una sua, come dire, indisponibilità a questa sedia, dove sicuramente era degnissimo di poter ricoprire questo ruolo. Va bene? Quindi io adesso, come dire, ringrazio il Consiglio Comunale per quello che mi viene affidato, lo ringrazio per intero e mi metto a disposizione di tutti i consiglieri comunali e della popolazione affinché si possano praticamente costruire in un ragionamento di sana democrazia il confronto e arrivare a deliberare tutti gli atti necessari affinché questa città possa decollare e fare le cose che deve fare, perché diciamoci la verità, presidente, vicepresidente, consiglieri, la gente non ha bisogno di questo. Io direi che la gente non capisce nemmeno quali sono i ruoli, ma capisce solamente se ha avuto o non ha avuto un servizio che gli è dovuto. La gente ha delle esigenze rispetto alle quali noi dobbiamo rispondere e la risposta deve essere data in tempi certi. Molto spesso non riusciamo a farlo per tante problematiche che si presentano davanti a noi. Sicuramente il mio compito sarà quello di togliere pietre lungo il nostro cammino per far sì che tutto questo consesso comunale possa fare il proprio dovere. Questo è quello che mi sento di dire a questo consiglio, sono a disposizione per tutti, sono onorato dopo tanti anni di politica di poter sedere a questo posto e cercherò di fare il mio dovere. La mia presidenza durerà un giorno, 6 mesi, un anno o 5 anni, va bene, io sono a disposizione di questo Consiglio Comunale, perché se non dovessi fare il mio dovere rispetto a quelle che sono le istanze di tutti i consiglieri presenti e soprattutto della gente, che vale molto più di noi che siamo seduti qua, ok? A quel punto dovrei solo abbandonare questo ruolo perché non sarei stato all'altezza. Grazie e buon lavoro a tutti.
chiesto la parola il consigliere Visone. Prego, consigliere. Allora, prima di tutto i complimenti a Giorgio. Pronto? Ok. Complimenti a Giorgio, ringrazio Santolo per la sua resistenza forzata, che ovviamente stasera abbiamo dipanato. Ritengo Giorgio una delle persone più, oltre che più esperta di questo consiglio, a cui devo tanto praticamente, anche dai banchi dell'opposizione, perché molto spesso mi ha condotto a fare delle riflessioni, sapete che sono abbastanza impulsivo, quindi molto spesso mi ha dato un semplice consiglio che mi ha consentito di smorzare determinate prese di posizione, anche dure rispetto a degli atteggiamenti. Proprio per questo lo ritengo una persona che è degna di sedere su quel posto. Assolutamente, la mia non è un'indisponibilità alla funzione, lo voglio chiarire, ma è una, se si può chiamare, un atto di riverenza per quello che ha rappresentato, perlomeno nella mia crescita politica. Quindi ritengo legittimo che lui sia seduto su quella sedia, che ci rappresenti tutti della maggioranza e che soprattutto, l'ho detto nell'intervento di prima, riesca ad essere il giusto contrappeso a quello che può essere una deriva, come è stata sottolineata. Cioè anche alzarsi e dire come sindaco il nostro nome, non facendolo fare a uno dei consiglieri, onestamente è già una violazione di questo equilibrio. Per quanto mi riguarda, benissimo che Giorgio sia seduto là, spero che possa essere in un momento di rinsavimento la persona che può riportare questo equilibrio. Grazie e tanti auguri per il ruolo. Grazie consigliere Visone. Chiede la parola il consigliere Fiengo, Vincenzo Fiengo, prego. Innanzitutto mi associo al ringraziamento e anche ai complimenti del consigliere Esposito Santolo, perché non era facile in questo periodo traghettare l'intero consiglio comunale. Mi sentite? Prova? Ok. Mi associo ai complimenti che ha fatto il consigliere Visone al consigliere Esposito Santolo, perché non era facile in questa fase traghettare l'intero consiglio comunale. C'erano sicuramente delle pressioni politiche da parte della minoranza, anche da parte della maggioranza. Come suo solito è riuscito a svincolarsi e oggi il Consiglio Comunale vota un presidente che secondo me ha un profilo tale da poter dare serenità e tranquillità a tutti i consiglieri comunali, lo dice la sua storia politica, quindi non ritengo di aggiungere altro. Stasera il Consiglio, chiaramente, visto l'ordine del giorno, era caratterizzato da un profilo e da un aspetto prettamente politico e dall'individuazione di una carica istituzionale. Abbiamo superato questo momento, è una dialettica politica che, come diceva il Presidente, i cittadini capiscono poco, perché sono tanti altri problemi che hanno i cittadini, e noi della minoranza riteniamo che in questo momento è importante riportare sul tavolo della discussione politica, anche attraverso le commissioni che poi saranno fatte, degli argomenti di primaria importanza, perché è chiaro che questa discussione politica, le tante difficoltà che ci sono al comune sul personale, hanno rallentato l'azione di questa amministrazione. Prendiamo atto che non c'è una maggioranza omogenea, lo dice il voto. Vediamo quali sono gli sviluppi, perché sappiamo bene quali possono essere i tecnicismi politici, anche se gli interventi dei consiglieri comunali, con grande senso di responsabilità, sono stati chiari e puntuali su argomentazioni che, condivisibili o meno, meritano sicuramente un'attenzione, sia quella del consigliere Visone, ma anche quella del consigliere Grillo. Però noi riteniamo che, finita questa fase, è necessario che il sindaco venga quanto prima in consiglio comunale a comunicare al Consiglio Comunale le linee programmatiche, così come l'assessore, perché sono passati 4 mesi, oltre 100 giorni, e purtroppo siamo ancora in questa condizione, diciamo, di un pass politico. C'era un motivo, la crisi politica che c'era all'interno della maggioranza, e noi riteniamo che sia necessario, e sono sicuro che al sindaco questo argomento sta a cuore, perché l'ha fatto anche durante l'amministrazione,
iniziare innanzitutto a parlare del problema dei rifiuti, perché è palese, i cittadini ce lo chiedono quotidianamente, che ci siano dei disservizi per l'intera città. Nei primi giorni sono comparse le macchine per la reazione dei cani, anche a Caravita. Adesso onestamente non l'abbiamo più vista, il sindaco era molto attento su queste tematiche. C'è un capitolato che tra l'altro non è figlio della politica ma della commissione, diciamo, della gestione commissariale, quindi è opportuno che ci sia un'analisi da parte dell'intero consiglio comunale. E noi quindi della minoranza, i sei consiglieri comunali, che poi lo chiediamo al presidente e al segretario di verbalizzare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio Comunale, una convocazione nel termine dei 20 giorni, così come disciplina l'articolo 11, di un Consiglio Comunale ad hoc sulla gestione dei rifiuti e per le comunicazioni delle linee programmatiche del sindaco e anche degli assessori, che oltre a qualche errore che purtroppo ha messo in difficoltà il sindaco, perché non è da attribuire al sindaco, così come il mancato invito, ma io lo reputo superato, per questo non sono entrato nell'argomento. Spero che quando prima inauguriamo la scuola elementare a Caravita, che è un'opera importantissima per il territorio, c'erano alunni che stavano preparando l'inaugurazione, sembra che sia stata spostata, sono sicuro per motivi prettamente burocratici. Vediamo quanto prima però di fare, perché quando apriamo le scuole, sicuramente Biagio sarà, ce lo siamo detti quando sono stato dati al comune, il sindaco va e Biagio Rossi, votato dal popolo, ovviamente lui saprà anche implementare quella struttura, però inauguriamo, perché sono momenti importanti per il territorio, inauguriamo momenti di cultura, altrimenti poi restano dei proclami che vengono sminuiti dagli atteggiamenti. Quindi noi, per ritornare proprio a quelle che sono le tante richieste che ci fanno i cittadini, capire pure i buoni libri che siamo per l'anno prossimo, perché poi sembra che Fiengo abbia lasciato il comune ieri. E sono passati più di un anno e mezzo, quindi non è proprio c'è stato un commissario, ha fatto due bilanci, e quindi ci sono una serie di, sicuramente ho le mie responsabilità, io ci ho sempre messo la faccia, sono sempre comparso sui social, dietro ai social, dappertutto, ognuno ha la propria personalità e si sente di fare il suo modo di comunicazione, va bene. Però siamo chiari con i cittadini, Biagio, il sindaco sicuramente ha tutte le capacità per poter svolgere anche questo ruolo, probabilmente in questa fase, che non era semplice, perché gliel'ho riconosciuto quando c'è stata qualche opportunità, ci sono sicuramente dei problemi, perché quando non è il personale al comune sicuramente questo rappresenta una grave criticità. È stato individuato il segretario comunale, non è stato presentato dall'assessore, di solito avevamo delle condotte proprio perché è chiaro, l'abbiamo saputo da, diciamo, dai meandri del comune oppure da organi di stampa. Forse su alcune cose è importante che anche gli assessori, che non hanno esperienza, iniziano probabilmente a chiedere agli assessori più esperti, anche se quelli più esperti poi non è che hanno finito bene, hanno cominciato peggio. Grazie. Noi ringraziamo il consigliere Fiengo, anche se a onor del vero, diciamo, rispetto a certe considerazioni, una cosa almeno la devo dire al posto del sindaco, al di là di eventuali difetti di comunicazione dovuti all'inaugurazione di questo ambiente dove siamo, il sindaco, tra le cose che ha detto sul palco, ha fatto un ringraziamento alla precedente amministrazione, è stata una delle cose di riferimento che ha avuto modo di fare qua dentro appena salito sul palco, quindi diciamo non è questa tutela ma semplicemente a riconoscimento. È chiaro che tutto è sotto gli occhi di tutti, va bene, certamente prendiamo atto delle sollecitazioni fatte dal consigliere Fiengo e questa amministrazione ha avuto una lentezza, diciamo, di processi dovuta ad un fatto molto semplice, perché le problematiche sono notevoli e quindi da affrontare, e voi ben conoscete quali sono le difficoltà. Ha chiesto la parola il consigliere Marco Picardi. Prego, consigliere. Sì. Chiedo scusa, consigliere, prima di andare. Sì. Attualmente abbiamo la consigliera Forte che ha lasciato, già verbalizzato. Ok. Segretario, allora la richiesta di consiglio è stata verbalizzata, perché il nostro regolamento. Sì, quella su un quinto. Sei consiglieri di minoranza. Sì, grazie. Prendiamo atto. Il nostro regolamento recita anche, all'articolo 11 recita anche la possibilità. Cioè, quali sono gli altri consiglieri? Sei della minoranza. A nome di tutte e sei, sì. Prendiamo atto della richiesta di consiglio comunale. Mi perdoni, ha ragione.
Prendiamo atto della richiesta di consiglio comunale avanzata dai consiglieri Sannino, Fiengo, Barone, sono un po' emozionata. Carrotta, Di Dato e Picardi, che hanno chiesto una convocazione di consiglio comunale su un'argomentazione che la segretaria ha avuto modo già di mettere agli atti. Grazie mille. Ha chiesto la parola il consigliere Marco Picardi. Prego, consigliere. Sì, un intervento doveroso per associarmi ai complimenti per l'elezione del presidente, anche dei due vicepresidenti. Come ho avuto modo di dire anche negli interventi precedenti, credo che Giorgio sarai all'altezza del compito che ti è stato dato. Credo che tu abbia la statura, lo spessore politico per ricoprire nel migliore dei modi il ruolo che questo consiglio comunale ti ha dato. Per questo io leggo con rammarico il risultato che abbiamo raggiunto. Io avrei voluto anche essere messo in condizione di votarti. Potevi essere un consigliere comunale eletto all'unanimità, potevi essere un consigliere comunale eletto dalla maggioranza, sei stato un presidente del consiglio, scusami, eletto da una parte di questa maggioranza. E questo non sminuisce il valore politico che la tua figura dà, ma sicuramente restituisce una dimensione di confusione rispetto al quadro attuale di maggioranza, che credo che questo preoccupi e non poco la città. È vero che i cittadini non sono interessati alle cariche, alle medaglie, a quanto prende un assessore, però sono interessati dal sapere se l'attuale governo della città, che dovrebbe essere il primo interlocutore per risolvere i propri problemi, ha una stabilità o non ha una stabilità, ha una maggioranza chiara o non ha una maggioranza chiara. Emerge un quadro confuso da questa votazione, e quindi credo che questo consiglio comunale, sono d'accordo che tu parli delle commissioni, deve iniziare a lavorare per restituire diciamo anche chiarezza rispetto ad alcune questioni che, visto che siamo stati impegnati per l'elezione della seconda carica del comune, è un record, credo che l'abbiamo eletta dopo 3-4 mesi. Dobbiamo ricominciare a parlare dei problemi delle persone. Io sono chiaramente d'accordo alla richiesta di convocazione su due tematiche importanti, che è quella delle linee programmatiche, e credo che sia importante anche provare a capire quali siano prima della discussione sul bilancio, perché il documento politico programmatico senza le linee programmatiche rischia di essere un po' privo di senso. Sicuramente c'è una questione che riguarda l'attuale gestione dei rifiuti urbani, perché il paese doveva cambiare dopo 100 giorni, non è cambiato dopo 100 giorni, forse in alcune cose è peggiorato, perché noi i cumuli di rifiuti che stiamo vedendo nelle strade di questo territorio non le vedevamo da un po', e quindi sarebbe interessante anche fare luce sulla scorta della lettura del capitolato e interloquire anche con l'assessore a ramo rispetto a queste problematiche. Penso, e se la minoranza è d'accordo, che possa essere utile anche aggiungere, anche sulla scorta di quello che abbiamo ascoltato prima che iniziasse il consiglio comunale, un punto sulla biblioteca, augurandoci che quando sarà convocato il consiglio comunale sarà risolto dall'impegno che si è preso il sindaco, ma forse tenere come punto all'ordine del giorno anche la questione della biblioteca Giancarlo Siani nella sua riapertura può essere un qualcosa che interessi e riguardi la città, un pezzo di questa città che è il quartiere di Caravita, ma in generale tutto il consiglio comunale. Grazie. Grazie al consigliere Picardi. Dovrei aggiungere un argomento sulla questione, diciamo, delle relazioni programmatiche, erano già da mettere all'ordine del giorno, solamente che è arrivata la convocazione, diciamo, non c'è stata la possibilità in conferenza dei capogruppi di poter introdurre tutta la documentazione, e il consigliere praticamente facente funzione, che io ringrazio Santo l'Esposito, non ha avuto la possibilità di introdurre questo punto all'ordine del giorno visto i tempi molto stretti. Questo, come insomma, a conoscenza di tutti, per farvelo, come dire, per farvi avere contezza di questo. Chiaramente però devo aggiungere, e lo dico caro Picardi, noi abbiamo due fasi, una fase amministrativa che chiaramente è in capo al sindaco, va bene, e ad una maggioranza che poi si rapporterà in questo consiglio, ed una fase di tutela dell'intero consiglio comunale, va bene, ognuno avrà modo per questo tipo di cose, poi la maggioranza si vedrà cosa
potrà esprimere attraverso commissioni ed altro quello che sarà una compattezza e una coerenza rispetto non all'elezione del Presidente, ma rispetto agli atti amministrativi che ne conseguiranno. Quindi sostanzialmente insomma, credo che l'abbiate detto più di una volta sulla questione tenuto o non tenuto di maggioranza. Qui mi sembra che nella realtà questa maggioranza abbia espresso in modo chiaro. Devo aggiungere, non con una nota, la dico con una nota, voi sapete io scherzo sempre, no io scherzo sempre, poi passiamo, io contavo sui voti della minoranza perché mi erano stati dati già in quell'altra occasione, il mio è uno scherzo però per l'amor del cielo. Chiudo e passo la parola, mi chiede la parola il consigliere Carrotta, il consigliere Vincenzo Barone, prego consigliere. Grazie Presidente, tanti auguri, io glielo avevo annunciato che lei, io ho tanta stima di lei, lo sa, non da adesso, però glielo avevo annunciato, lei poteva, come ha detto il consigliere Picardi, poteva essere veramente il Presidente di tutti quanti, l'avremmo potuto votare all'unanimità, ma veramente io rimango un poco perplesso, lo sa perché? Sì, e non voglio riprendere quello che diceva il consigliere, che è grave, già siamo alla deriva, ma io dico aspettiamo un altro po', la chiave di volta di tutta, lei ha annunciato poc'anzi, sarà fra il 12 ottobre e il 15 ottobre, sembra che andremo a votare il bilancio di previsione. Noi andiamo sulla chiave di volta, ma non perché se viene passerà pure, ma se passa in modo risicato o passa non concorda alla maggioranza, perciò che stasera ci sono stati, lei ha visto, non vogliamo speculare, ma quello che ha detto il consigliere Paudice, non so se l'ha detto, ci ha pensato bene quello che ha detto, poi ha rimanciato, voglio dire, dice delle cose mentre dice, poi non dice, poi voglio dire, questa non vogliamo fare speculazioni, ma ci deve consentire che noi stasera, dopo neanche 4 mesi, lei dice il consigliere, il presidente facente funzioni, passa da un altro argomento, avrebbe potuto annunciare il piano, cioè il programma di venire in consiglio da parte dell'assessore e del sindaco. Ma stiamo scherzando? 4 mesi, caro Presidente, ma veramente uno viene eletto, se ne va in vacanza, poi ritorna. Guardate, per rispetto a tutti quanti vi annuncio che adesso, detto le linee programmatiche, mi è venuto in mente, sto trovando una coesione sul nome del presidente, non l'ho trovato, però detterò, così si fa, siamo, la chiedo come figura istituzionale, questo è il modus comportamentale di un'amministrazione che ha fatto una campagna elettorale forte dicendo che rappresentava il nuovo, dicendo che rappresentava il diverso, non dal punto di vista, voglio, cioè dell'atteggiamento, cioè voglio dire, il è cambiato, allora se è cambiato, cioè dovete dire, no, sono cambiate le regole del gioco, ma non sono cambiate come diciamo, che noi diciamo questo, oggi ci compriamo, io l'ho dissi il primo così, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, a dire faccio, dirò, farò, metterò, farò l'assessore, facciamo la carta fai da te, poi andiamo alla, cioè avete combinato in 4 mesi, capisco pure che era l'inizio, che stavate per entrare, c'è cioè una parte che era, diciamo, era giovane, era vergine alla politica, cioè all'attività amministrativa, ma voglio dire attenzione a non combinare poi delle situazioni che possono compromettere o possono far trovarci in confronto a situazioni che poi diventerebbero irreversibili. Allora, caro Presidente, io le auguro un buon lavoro, spero io di aver fatto un appello di ripristinare quello che sono i rapporti e che lei sia garante di questo. Noi, proprio per la nostra, diciamo, preoccupazione, che è poi una preoccupazione, sa, la gente comune, il cittadino normale, io vado a Caravita, lei, poi ne parliamo su Caravita, poi ci arriviamo, lei ha fatto paladino della situazione, Viale del Progresso, vado a vedere il degrado, ossia non passa più per Caravita, gli passa? Quello c'ha la pure abita là, mi sembra, ma forse si è dimenticato, cioè, gli occhiali scuri come li porto io giù. Vado a vedere in che condizione c'è. Vado a vedere un momento, via Madrid del Serato. Vado a vedere tutta la situazione che c'è sul territorio. Molti sono i responsabili o non sono i responsabili? Cari sono i cittadini che pagano le tasse, gente come noi, che pagano la Tari, che veramente è esosa.
e i professionisti, e tu sei un professionista come lo sono io, siamo ancora di più mortificati. E voglio dire, caro Giorgio, io veramente mi sarei aspettato una continuazione, ma io in questo momento voglio dire, diamo ancora la possibilità, ma mettetevi d'accordo, ma se non vi mettete d'accordo, cerchiamo di salvarci tutti quanti, salvatevi. A marzo ci sono le elezioni, prima grazie. Di arrivare a altre situazioni, cerchiamo di è presto, ma non è presto, è mai troppo presto, stati zitto, perché tu grazie, grazie consigliere Barone, grazie. Grazie consigliere Barone. Devo ricordare che prima di fare chiaramente di avere l'onore stasera di essere presidente braccio a braccio con il sindaco, ho il piacere di verificare tutte le grandissime problematiche sul territorio dentro l'ufficio, fuori dall'ufficio, ripeto quello che voi stesse mi avete detto, va bene? Che andare al comune molto probabilmente eravate da soli ad operare, cioè forse erano più gli amministratori che i dipendenti comunali al lavoro, va bene? Quindi questo chiaramente lo dice l'ora sulla questione di fare o non fare determinate operazioni prima, cioè in questi tre mesi che sono passati dalle elezioni. Quindi cosa voglio dire? Che il sindaco e tutti i consiglieri comunali con gli assessori fanno sforzi, e lo dico chiaramente da consigliere comunale, hanno fatto sforzi praticamente per cercare di ritornare alla normalità, che non è per niente facile, va bene? E questa sarà l'azione che faremo da qui in avanti, e io ci metterò il mio, raccogliendo tutte le manifestazioni. Via del Progresso, sono uno che in questo consiglio comunale l'avrei detto decine di volte che succedeva un incidente a settimana. L'assessore di data all'epoca, insomma, ha avuto modo di sentirmi più di una volta. Insomma, qualche cosa, voglio dire, poi è stato fatto per cercare di limitare i danni che purtroppo ai noi continuano, per cui ho investito da consigliere invece insieme al vice sindaco la comandante proprio per cercare di porre rimedio a questo tipo di situazione. Quindi diciamo, sapete benissimo che non è facile, e il problema non è quello di presentare un documento o meno, talvolta è produrre quel documento e arrivare a determinate situazioni che prendono un tempo particolare. Quindi diciamo, il nostro impegno sarà in quella direzione, lo posso dire che il sindaco lo fa tutti i giorni e continuerà a farlo. Va bene, mi ha chiesto la parola il sindaco, prego sindaco. Io mi ero promesso di intervenire nei prossimi consigli comunali quando questi argomenti saranno all'ordine del giorno, però come dire, io non posso restare silente, diciamo, quando sento determinate cose. Sono rimasto silente a delle cose. Ma si sente? Si sente. Sono rimasto silente a delle cose scritte su Facebook. Non sono un uomo super social, ma da sindaco è complicato essere social, sai perché, Vincenzo? Perché o stai al comune a risolvere i problemi o stai a scrivere. È complicato fare tutte e due le cose, tu ci riuscivi benissimo, però pensare, come dire, pensare che, allora, i cittadini devono sapere che il punto di partenza di un'amministrazione viene molto dal lavoro che è stato fatto in precedenza, dove ci sono le note positive e le note negative. Adesso, sottolineate alcune note positive, magari è il caso anche di parlare delle note negative, così si capisce perché dopo tre mesi e due settimane non si vede Cercola rinata, perché qua nessuno aveva detto che Cercola poteva rinascere in tre mesi e due settimane, ma ovviamente ci voleva del tempo. Ovviamente è molto più facile avere la libertà di agire dopo aver approvato il bilancio, perché finalmente si può disporre di un pochetto di risorse che invece precedentemente non sono state allocate. Faccio l'esempio della potatura degli alberi, è sotto gli occhi di tutti che è necessario fare la potatura, ma la potatura non è stata fatta da, penso, un paio d'anni. Il punto è che ovviamente se ci trovi zero soldini nel capitolo della potatura ce li devi mettere, altrimenti non lo puoi mai fare. E quindi è ovvio che per poter dare risposta ai cittadini su una cosa essenziale
perché ci sono anche i cartelli stradali coperti ed è pericoloso, quindi è una cosa da fare nel più breve tempo possibile, che potremmo cominciare nel momento in cui sarà approvato il bilancio. È chiaro che è facile dire ci sono pochi dipendenti. È vero, oggi ci sono pochissimi dipendenti, su 85 ce ne sono 32, 33, quest'anno ne sono andati in pensione 4, 3, l'anno prossimo altrettanti. Il problema è un altro, il problema è qual è stata la programmazione degli ultimi 9 anni in tal senso. Noi oggi siamo arrivati a questo perché non c'è mai stata una seria programmazione da parte tua, Vincenzo, su questo argomento. Hai assunto pochissimo, pochissimo, e sono andati via molte più persone di quelle che hai assunto. E questo è successo per due motivi. Uno, perché non hai avuto la lungimiranza programmatica, e due, perché hai creato delle condizioni di insofferenza per alcuni dirigenti che erano profondamente validi. E come ti ho detto anche nel primo consiglio comunale, hai creato un problema a questo paese di difficile soluzione per svariati anni, perché quando lasci degli uffici essenziali senza un dipendente, senza un responsabile dipendente del comune di Cercola, come quello dei servizi sociali che il commissario ha preso a scavalco da San Giorgio, come l'ufficio ragioneria, che quando sono arrivato dopo un giorno è stato senza persone e non ha un dipendente del comune di Cercola al suo interno, se vai all'ufficio tributi e trovi zero persone, se vai all'ufficio attività produttive e trovi un quarto di mezza persona, se addirittura diventi sindaco e non hai neanche chi ti pulisce la scrivania, perché manco la signora delle pulizie ci sta più e neanche la carta igienica nel bagno trovi, questo è un modo per cominciare drammatico, che è dovuto alla mancanza di programmazione tua, è soltanto ed esclusivamente tua, ed è un danno che hai fatto ai cittadini di Cercola per tanti anni, perché per poter recuperare tutte queste figure, tutte queste mancanze, ci vogliono i salti mortali. E allora sfido chiunque a poter fare molto meglio di quanto è stato fatto in soli 3 mesi con queste risorse. Zero, assolutamente zero. Vogliamo parlare dell'ambito dei servizi sociali. L'ambito dei servizi sociali lo hai completamente distrutto. C'è stata per svariati anni, da quando tu sei diventato sindaco fino alla fine della tua consiliatura, una gestione scellerata dei servizi sociali. Scellerata. È stata fatta una gestione con innumerevoli irregolarità, è stata fatta una gestione che ha portato la fine dei servizi ai cittadini. Non sono stati erogati ai cittadini servizi per anni. Adesso, da luglio, abbiamo, grazie non al lavoro nostro, grazie al lavoro del commissario prefettizio e del dottor Cortese, che viene a scavalco al 50% dal comune di San Giorgio e un pochettino del nostro, siamo riusciti finalmente a pagare gli assegni di cura quasi in pari. Abbiamo recuperato a luglio, marzo, aprile, maggio e giugno, e abbiamo pagato luglio e agosto con 12 giorni di ritardo. Ci proponiamo di avere 0 giorni di ritardo per le prossime 2 mensilità e speriamo che sia così. Ma se così non dovesse essere, è ovvio che da oggi è responsabilità mia, ma parte sempre dal fatto che è stato svuotato l'ufficio ragioneria. E l'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi di un comune serio che si rispetti non può essere svuotato, perché riassumere ragionieri capaci o persone esperte di tributi capaci non è un gioco da ragazzi e non ci si mette un giorno o una settimana. Per quanto riguarda l'ambito, abbiamo fatto partire il tutoraggio educativo. È partita l'assistenza specialistica dal primo giorno di scuola e tu sai che tu non ci sei mai riuscito. Non ci sei mai riuscito. Abbiamo fatto un errore con il pulmino dei disabili, è partito dopo una settimana, chiediamo umilmente scusa.
dobbiamo migliorare, però sono stati 7 giorni di ritardo. Stiamo per inaugurare 2 asili nido dell'ambito, uno un micronido a Volla e uno a via Guindazzi a Pollena. Il nostro è in via di ristrutturazione e, come ben sapete, visto che ci avete messo anche voi lo zampino, a settembre dell'anno prossimo speriamo tutti che possa riaprire ed essere funzionale sul nostro territorio. Stiamo cercando di risolvere il problema dell'assistenza domiciliare integrata con l'ASL, che sono anni che non avviene sul nostro territorio, e stiamo finalmente affrontando questo problema con i vertici dell'ASL e del nostro distretto, sperando in una celerissima soluzione. Abbiamo, a detta di tanti insegnanti e a detta di tante altre mamme, perché poi ci sono le mamme che scrivono nel tuo gruppo, e poi ci sono anche quelle che incontrano il sindaco, che non è che sono così arrabbiate, che non sono così arrabbiate. Allora, noi siamo riusciti a tagliare l'erba in tutte le scuole, prima che cominciassero le scuole. Poi non è stato fatto perfetto, ma questa è una cosa normale, non è una cosa speciale. Ma in questo comune anche questa cosa normale è diventata speciale. Poi non è perfetto, perché si può fare molto meglio. E a questo molto meglio ci dobbiamo arrivare. Non è una cosa che siamo riusciti già a fare nei lunghissimi 3 mesi e 2 settimane. Ci avete lasciato un comune con un'evasione fiscale senza precedenti. Ci hai lasciato. Perché tu, da sindaco, sei stato un sindaco che ha preso la maggior parte delle decisioni. E tante volte le tue decisioni, i tuoi consiglieri non le sapevano nemmeno. Io ne so qualcosa. E quando parli dell'inaugurazione di questo teatro, hai ragione, ti faccio le mie scuse, ho avuto una mancanza, non succederà mai più, avete ragione, sia il dottore Barò, sia il consigliere Barò e il consigliere Fini, avete tutti ragione, non succederà mai più questa mancanza. Però, caro Vincenzo, ricordati che qualche volta in passato, da sindaco, hai inaugurato delle cose anche con il presidente della regione, non dicendolo neanche ai consiglieri che stavano con te, e io me lo ricordo bene, perché ero parte di quelli lì che non lo sapeva. Quindi non facciamo 2 pesi e 2 misure. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, allora ne parleremo sicuramente senza problemi nel Consiglio Comunale, sono felice di affrontarlo. È chiaro, la gara d'appalto è stata fatta dal commissario prefettizio. Noi purtroppo non abbiamo potuto indicare delle preferenze, teniamo quello che teniamo. Stiamo cercando di vigilare con enorme fatica, e il nostro assessore non è un assessore che se li sta guardando, il nostro assessore sta scrivendo dettagliatamente le cose che non vanno. E finalmente, proprio oggi, è iniziata la pulizia delle caditoie, che non avveniva non so da quanto tempo, a Ponte Cozzolino, che è un altro posto di Cercola che è sempre stato dimenticato. Adesso è tutto perfetto a Ponte Cozzolino, ma neanche lontanamente. Come non è niente perfetto in molte altre parti, come a via Matilde Serao, come dice il consigliere Barone. Ha assolutamente ragione. Però possiamo dire che negli ultimi 2 mesi la raccolta differenziata è passata dal 40% al 62%. Possiamo dire che dal 2017 al 2022 la produzione di rifiuti annui di Cercola è passata da 6 milioni di chili a 8 milioni di chili, e per magia, non perché io sono bravo, ma per magia cambia la ditta, vengono date direttive stringenti su come si sversa nell'isola ecologica, e il valore medio dei mesi luglio, agosto e settembre scende su 6 milioni di chili un'altra volta. Allora questi tanti milioni di chili in questi anni che i cittadini di Cercola hanno dovuto pagare, ma di chi è la responsabilità? E sicuramente non è di Biagio Rossi, che ci sta da 2 mesi e mezzo. Allora, cari signori, io non ho proprio intenzione di continuare a parlare del passato, però è chiaro che i cittadini devono essere consapevoli del fatto che la casa comunale se ne cade a pezzi, che le scuole non sono, mica mi ha lasciato le scuole perfette. E c'è qualche scuola che è stata ristrutturata sicuramente, c'è l'asilo nido che stanno per partire i lavori, che sono già partiti i lavori, e sarà meraviglioso, e vi farò il plauso. Dobbiamo pure dire un'altra cosa,
ha piovuto due volte forte da quando faccio sindaco, si è allagata due volte la scuola Tenente Barone. Allora, se la scuola Tenente Barone si allaga due volte dopo tre mesi che faccio il sindaco, è sempre colpa dei Biagi Rossi se si allaga la scuola Tenente Barone? O non è stato previsto in 10 anni di amministrazione un ampliamento della rete fognaria o la soluzione definitiva del problema? Te lo spiego io. Ah, no, non è stato previsto. Te lo spiego. Benissimo. Noi che cosa dobbiamo fare adesso? Ci dobbiamo lamentare come fanno giustamente i cittadini che vogliono un servizio, o ci dobbiamo scorciare le maniche e metterci a lavorare? Noi ci siamo scorciati le maniche e ci siamo messi a lavorare, e in questo momento di grande confusione, di un inizio di un'amministrazione complicatissimo, invece di perdere tempo sui social, abbiate pazienza, ho cercato di togliere le macerie che ho trovato, perché le pezze a colori durano 3 mesi, noi non siamo un'amministrazione da pezzi a colori, poi ci riusciremo o non ci riusciremo, lo vedremo, ma noi non siamo un'amministrazione da pezzi a colori, noi i problemi cerchiamo di risolverli definitivamente, perché non è possibile che sono, avete avuto il plauso per questa struttura, possiamo sottolineare che però l'avete tenuta chiusa per 4 anni, per 3 anni senza motivo, cioè ci avete messo 3 anni per trovare i soldi per riaprirla, però per 3 anni è stata chiusa. La biblioteca sono 5 anni, non è senza motivo Marco, però è stata chiusa. Senza motivo. Nel senso che se tu hai gestito questo posto per 9 anni e si è chiuso per 3 anni, io ti dico che sei bravo perché hai trovato un finanziamento per riaprirlo, ma sei stato anche meno bravo perché l'hai tenuto chiuso per 3 anni. La biblioteca è stata chiusa per 5 anni, nessuno, non ho sentito un'associazione lamentarsi, oggi dopo 2 mesi succede, come dire, l'intervento in consiglio comunale, felicissimo, felicissimo, felicissimo di riaprirla nel migliore dei modi e nei bilanci futuri di mettere fondi, perché la biblioteca, oltre a essere un bene comune che deve vivere anche dell'aiuto del volontariato, secondo me ha bisogno di fondi e dobbiamo trovare il modo di mettere dei soldini lì per farla funzionare meglio. Allora, la questione è: o ci rendiamo conto che il punto di partenza è talmente giù, per me lo sapete il comune di Cercola che cos'è in questo momento? Per me il comune di Cercola è un paziente con l'arresto cardiaco. Noi stiamo provando a fare il defibrillatore, ma ce l'avete lasciato così, ce l'avete lasciato in arresto cardiaco. Grazie. Grazie sindaco. Grazie sindaco, chiede la parola Vincenzo Fiengo. Stasera ci siamo praticamente un po', ci siamo allungati rispetto ai tempi e all'oggetto, anche se in realtà diciamo sono partite una serie di osservazioni osservazioni per forza di cose vogliono commenti e capitano che si faccia. Grazie per essere. La pregherò di essere breve. No, io diciamo, cercherò di essere breve, però quando... Grazie, ma prego sono... consigliere Fiengo, prego. Quando parliamo dei problemi dei cittadini, prima vedevo i consiglieri, gli assessori quando parlava la minoranza, di cercare di richiamare il presidente sul tempo, il sindaco ha parlato abbondantemente, come è giusto che sia, perché ritengo che quando ci sia la possibilità di una dialettica è importante che venga dato lo spazio oltre il minuto consentito dalla legge. Il sindaco è molto bravo a fare i monologhi, nel senso che parte, probabilmente cerca di, non ha capito che la campagna elettorale è finita. Tant'è vero che 3-4 giorni fa era in una riunione privata nel centro sociale, non so a fare che cosa. E mi meraviglio come il consigliere Visone, che quando io facevo qualcosa era molto attento su tutto, a chiedere autorizzazioni, contro autorizzazioni. E devo dire la verità, mi ha aiutato, glielo ho detto più volte nell'ultimo periodo, perché quantomeno uno cercava di seguire tutto l'iter burocratico. Caro sindaco, la campagna elettorale è finita. Ti ho riconosciuto la vittoria 1 minuto dopo. Sono venuto al comune, ti ho fatto un in bocca al lupo, ovviamente una critica politica penso che è sempre consentita, ti è stata consentita, però tu non dimenticare, io l'ho detto prima, il sindaco Fiengo manca da circa 1 anno e mezzo al comune, forse 1 mese in più, 1 mese in meno, non mi ricordo, tu sei stato l'artefice di un'azione politica, sei stato bravo, bravissimo, te l'ho riconosciuto al primo consiglio comunale e ha voluto il commissariamento dell'ente. Me lo insegno perché ha fatto l'assessore nel 2006, quindi
è una, un'esperienza politica, anche se poi ovviamente c'è stato un periodo in cui hai perseguito altri obiettivi, quindi eri un po' distante dalla vita politica, eri un po' distante anche dalla città. E ritengo che probabilmente è arrivato il momento di iniziare a risolvere i problemi, di non continuare a parlare di quello che ha fatto l'amministrazione Fiengo, perché per un semplice motivo, dopo Fiengo, ripeto, c'è stato un commissario che di fatto si è soffermata semplicemente a quella che era l'ordinaria amministrazione. Io non ho creato nessun problema, mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto nell'ambito, perché tu ogni volta che mi incontri per strada mi dici la stessa cosa: Vincenzo Fiengo sta qui, non ha problemi, risiede a via Domenico Riccardi 133. Per anni non mi ha mai chiamato nessuno. No, per anni non mi ha mai chiamato nessuno, però è chiaro che quando fa il sindaco uno lo mette nel conto, non ci sono problemi. Io ho fatto commissariare l'ambito perché ritenevo che c'erano delle criticità, ho chiesto dal 2013, da quando mi sono insediato, una rendicontazione, do atto che questa operazione è stata capace di farla solo il commissario. Noi purtroppo non ci siamo riusciti perché avevamo anche la necessità di fare i servizi. I servizi ci sono sempre stati, mi sono assunto la responsabilità di portare l'ambito a Cercola attraverso il commissariamento, cioè un decreto del commissario, e sono convinto che ho fatto bene, perché a voi c'erano delle forti criticità. Ho sempre detto che Cercola rivendicava da voi delle somme. Non riuscivo a individuare i numeri, perché non è semplice, non è il mio lavoro. Tu con i numeri sei più bravo, magari io sono più bravo a scrivere sui social, però possiamo compensarci a vicenda. Quindi mi puoi aiutare. Ad oggi penso che grazie anche al lavoro di una segretaria, che probabilmente, se ho capito bene, ce la ritroviamo a Cercola, e sono felice di questo, forse qualcosa di vero io dicevo. Quindi, e devo dire la verità che in questi anni comunque siamo con delle criticità sicuramente, ma i servizi essenziali sono sempre stati garantiti. Quindi io non sono qui, ho sempre cercato di metterci la faccia, con tutto il carico di responsabilità che c'è, perché dietro la figura del sindaco chiaramente ci sono delle responsabilità, e mi assumo anche la responsabilità di alcune criticità che tu hai sollevato. Io sono arrivato anche io alla differenziata al 70% prima del 2018, dal 2013 al 2018 c'era una tendenza in diminuzione della Tari, poi col Covid c'è stato un blackout. Non solo a Cercola, un blackout che ha coinvolto tanti comuni. Oggi nei comuni si parla tanto dei debiti che ha il comune di Cercola. Scusatemi, dite il comune di Cercola con chi ha i debiti. Voi avete un fondo di svalutazione che va oltre 20 milioni di euro. Parlate di debiti. Io ritengo che il comune di Cercola, da un punto di vista economico, forse... il consigliere Grillo giustamente storce la faccia, perché c'è una valutazione di disquisizione tecnica relativa alle imputazioni, e probabilmente la gestione precedente si è posta degli obiettivi più prudenziali che probabilmente, se venivano posti in altri comuni anche vicini, generano al dissesto e al predissesto. Quindi io ritengo che innanzitutto non iniziamo a smentire una voce che si cerca di veicolare vicino a tutti, perché quando le mamme che hanno dei bambini speciali che hanno la difficoltà del pulmino mi chiamano e mi dicono: no, ma quelli non ci sono i fondi per il pulmino. Allora, se ogni cosa non ci sono i fondi, io penso che dobbiamo, così come mi assumo la responsabilità, non lo so chi l'ha detto, l'ho detto che l'ha detto il sindaco. Ah, mi fa piacere che non è vero. Quindi cerco delle criticità in bilancio che sicuramente devono essere attenzionate. C'è questa capacità di riscossione che purtroppo nel nostro comune da anni non viene attivata, perché deve essere esternalizzata, perché non c'è il personale, perché c'erano funzionari che non volevano l'esternalizzazione, noi imputavamo le somme, abbiamo fatto la notte, ci hanno interrotto il servizio del trasporto scolastico dicendo che c'erano sentenze della Corte dei Conti. Noi ovviamente, quando c'erano dei funzionari che facevano queste considerazioni, ci siamo andati dietro, perché era giusto così. Però ci assumiamo comunque le nostre responsabilità. Io non penso di aver penalizzato nessuno, perché sono sempre stato abituato così. I due funzionari, Presidente, mi perdoni, io ho fatto parlare il sindaco, mi lasci, nello spirito collaborativo, perché la gente deve sapere la verità, poi la gente ci conosce, fortunatamente ci conosce a tutti a Cercola.
C'è stato, lui continua a dire che il sindaco continua a dire che l'amministrazione Fienga ha messo alla porta del personale. Onestamente, noi cioè, il dirigente De Rosa che è andato a Giuliano ha avuto un'opportunità sotto il profilo professionale, a prescindere poi di una disquisizione di legge se poteva andare o meno, se doveva essere autorizzato a quel momento. C'è stato pure un accesso dei carabinieri al comune su quell'argomento. Io sono stato pure sentito a sì, quindi non mi, è una cosa che posso rancurare, non so quale possa essere stato lo sviluppo, ma ritengo che dal punto di vista amministrativo non ci sia stata una criticità, ma comunque era un dipendente che aveva una prospettiva di un sviluppo della propria carriera professionale e gli ho detto tranquillamente che poteva andare via. Qualcuno può parlare poi del funzionario Grillo, servizi finanziari. C'è stata una criticità sua dovuta a motivi personali. In quel momento non era disponibile, stavamo facendo il bilancio, non è vero che fummo costretti a chiedere a Palma Campania la possibilità di avere un funzionario. Dopodiché, da lì a breve, il consigliere Grillo, il dottor Grillo mi chiese che c'era questa opportunità per il Pozzuoli perché ha vinto un concorso, io immediatamente gli ho firmato la. Se sto mentendo, se sto dicendo le bugie, qua c'è il fratello, dice sta dicendo una bugia. Poi tutte le è chiaro. Onestamente, se vogliamo fare demagogia su tutto, possiamo dire che il consigliere Grillo, il dottor Grillo, probabilmente proprio in virtù del suo ruolo, perché sappiamo bene che i finanziari nei comuni sono quelli che devono dire sempre di no, aveva un ruolo particolare, ha avuto problemi con l'amministrazione Dammaro, probabilmente anche con l'amministrazione Gallo, un po' con tutto, che è un po' il ruolo del funzionario ai servizi finanziari. Quindi io non ho cacciato nessuno, sono andati a fare dirigenti in altri comuni e io non mi sentivo e non gli potevo dire di no. C'è questa criticità, però non vi dimenticate che voi avete, a pochi mesi dalla conclusione dei miei due mandati, avete scelto il commissario. E questa scelta purtroppo la state pagando oggi, perché non vi ritrovate con la mensa, perché i soldi c'erano nel biennale, non vi ritrovate con una serie di, non vi trovate un euro imputato per quanto riguarda la potatura del verde. Io ho concluso il mio mandato mentre stavano facendo, avevano come, è vero Santo Esposito, tu avevi l'assessore di riferimento, tra l'altro nella tua maggioranza c'hai metà della mia maggioranza politica, quindi probabilmente non eravamo metà. C'eri tu? Grazie, sì. Quindi diciamo, penso che onestamente io ti chiedo, onestamente, siete due, probabilmente siete anche indesiderati, perché su questo non ho dubbi, ve l'ho sempre detto anche privatamente, ve lo dico pure pubblicamente. Detto questo, io ritengo che probabilmente, il sindaco è molto bravo a cercare, crede che sia in campagna e tra. Purtroppo questa fase l'ha avuta pure io, perché sembra che tu magari un attimino di calma, di serenità, delle criticità ci sono, in parte anche mia responsabilità, ho fatto anche delle cose buone. Cerchiamo un attimino di guardare avanti. I primi tre mesi, luglio, agosto, la spazzatura è diminuita, c'era ad agosto a Cercola, penso che il 50% della popolazione era anche in vacanza. Vediamo un attimo cosa succede. Nel frattempo però andiamo a raccogliere i rifiuti, vediamo un attimino quello che sta succedendo, perché onestamente le criticità le raccontano i cittadini, a me non me l'hanno mai raccontato. Ti dico un'altra cosa. Ci siamo allagati due volte da maggio, non penso che sei sfortunato perché hai tante cose belle nella vita, purtroppo col commissario, con l'ultima che aveva una gestione diversa, noi probabilmente non abbiamo fatto le cadute per circa un anno e mezzo e ci siamo ritrovati in questa cosa. La manutenzione della bomba sommersa a Trento e Barone, se non lo fai è normale che ti ritrovi con quei tipi di criticità. Quindi ti chiedo un attimino di raccontare anche, perché sicuramente ci sono state delle fans, ma io mi assumo la responsabilità, guarda avanti. E poi tu non sei stato, cioè non hai vinto un concorso per farlo impiegato, tu sei il sindaco, devi dare conto alla gente, quindi non è un problema dei social, spero che lo hai la propensione per farlo in strada e ne sono convinto, però ricordati, il tuo primo interlocutore sono i cittadini. Grazie consigliere Fiengo, devo insomma, come dire, prendo atto di quelle che sono delle affermazioni che chiaramente riguardano il presente e riguardano anche il passato. L'unica evidenza che è venuta ai nostri occhi nel momento in cui si è insediata questa amministrazione, che il personale ai noi purtroppo abbiamo perso delle risorse fondamentali, importantissime, sotto il profilo tecnico, sotto il profilo. Ora chiudo, cioè su questo ragionamento. Chiedo scusa,
Su questo punto io voglio evidenziare, non sto evidenziando chi abbia o meno ragione su questo tipo di cose, sto semplicemente dicendo che il sindaco ha posto una questione deficitaria molto più di quella che lo era 9 anni fa, ok? Sotto il profilo di personale presente praticamente al nostro comune e delle difficoltà che abbiamo visto tutti quanti, ok? Fatta questa considerazione, ha chiesto la parola il consigliere Picardi. Prego, consigliere. Chiedo scusa, consigliere, poi vorrei magari brevemente chiudere il consiglio, sì, perché siamo arrivati, anche perché voglio fare poi una comunicazione di servizio rapido per tutti quanti. Prego. Una brevissima replica, perché comunque è stato un consiglio comunale ricco. Presidente, innanzitutto lo so che sono i primi momenti da presidente del consiglio, faccio il presidente, il sindaco non ha bisogno di chi gli spieghi, cioè chi fa la spiegazione di quello che ha detto, il sindaco è molto molto chiaro, quindi non gli serve un suo intervento in difesa, né tantomeno, consigliere Paudice, cioè non mi interrompa, consigliere, lei è... ma io non... Non sono... Chiedo scusa, consigliere Paudice, per piacere, grazie, facciamo parlare il consigliere Picardi, grazie, no, prego Picardi. Non mi permetto di dare lezioni, è una richiesta, essendo un consigliere di minoranza, di avere un presidente che non parli a nome della maggioranza né dell'amministrazione, non è un insegnamento, è una richiesta. L'intervento del sindaco, diciamo, ha provato a sviscerare una serie di cose, ci saranno le sedi opportune in cui affrontarle. È chiaro che si eredita una situazione complicata, non ci dimentichiamo che noi siamo stati nell'ultima amministrazione l'amministrazione che ha dovuto gestire la fase pandemica, la fase post pandemica. Non ci dimentichiamo che il comune di Cercola è un comune che vive nel sud Italia e quindi, come tutti e tanti comuni del sud Italia, è in mancanza di risorse, ha un taglio costante di risorse. Probabilmente ci saranno degli errori fatti, delle cose positive fatte, quindi non mi meraviglia nemmeno il taglio dell'intervento del sindaco, perché ci può anche stare dopo pochi mesi che prova a scaricare sul vecchio, anche se perlomeno le questioni che abbiamo sollevato, anche in maniera abbastanza tranquilla. Per esempio io e il mio gruppo politico ad ora, rispetto ad una comunicazione anche un po' più forte rispetto a delle criticità che ci sono, abbiamo deciso di dare anche un attimo il tempo all'amministrazione di assestarsi, perché pensavamo fosse giusto così per non scadere in retorica, ma quando si fa notare che c'è l'immondizia in mezzo alla strada, questa cosa non dipende dalla vecchia amministrazione né dalla vecchia gestione, quindi diciamo che è una questione che riguarda la nuova amministrazione con la nuova ditta. Poi, se nel capitolato c'è scritto che non devono alzare l'immondizia in mezzo alla strada, allora la responsabilità è di chi ha fatto il capitolato. Per questo abbiamo chiesto un consiglio comunale per sviscerare queste questioni. E sono contento che il sindaco veda in maniera positiva un consiglio comunale, anche perché per superare la dicotomia, quello che hai fatto tu, quello che ho fatto io, bisogna mettere al centro le questioni. Questo è un nuovo consiglio comunale. Io credo che in questo consiglio comunale, sia nei banchi di minoranza che nei banchi di maggioranza, ci siano anche forze, energie nuove, intelligenze nuove, anche nuove come il consigliere Paudice, che è da un po' che non era consigliere comunale, oggi si riapproccia in maniera nuova. Quindi io credo che questo consiglio comunale in toto abbia tutta la possibilità per discutere e provare a presentare delle proposte di risoluzione dei problemi che la città oggi ha e che non tutti sono imputabili a una precedente gestione. Questo era il discorso, quindi per riportare anche la discussione nei termini di un confronto costruttivo che metta al centro il merito delle questioni e non la demagogia o la retorica, penso che chiedere se la risposta è stata a partire da una richiesta di convocazione di un consiglio comunale che vada a sviscerare questi temi, questo penso che possa essere soltanto un qualcosa di positivo per un'amministrazione che dice di voler risolvere i problemi, perché significa che ha dei consiglieri di minoranza che invece di scrivere costantemente, invece di pensare che il ruolo del consigliere sia quello esclusivo di denunciare ad organi sovracomunali, il ruolo del consigliere è quello di rappresentare le istanze dei cittadini in questi banchi, in quest'aula e nelle aule delle commissioni consigliari. Forse se avessimo avuto
L'altra volta un'opposizione che in tutte le questioni provava ad essere più propositiva e presentare delle risoluzioni, forse, anche se in alcuni lavori è stato fatto, non in tutti, forse avremmo potuto dare anche noi una risposta in più alla città. Quindi considerate, mi rivolgo a tutta la maggioranza, l'atteggiamento dell'opposizione non come ostile, ma come un'occasione di confronto sui temi per risolvere i problemi dei cittadini. Perché se questa amministrazione risolve un problema alla città, noi siamo felici. Punto primo, perché viviamo il territorio e quindi state risolvendo un problema pure a noi. E punto secondo, perché dobbiamo, chi fa politica deve dare delle risposte alle persone, anche per affrontare, e chiudo, grazie, un grande problema che noi abbiamo, e l'ha sottolineato il sindaco nel primo consiglio comunale, un'elezione di un sindaco votata con la metà delle persone. Significa che la gente non ha più fiducia nei confronti di questi banchi, e risolvere un problema è anche restituire fiducia della città nella politica, e la politica in generale, non chi sta di qua, chi sta di là. Quindi chiedo solo questo, grazie mille. Grazie consigliere Picardi. Io vorrei aggiungere solo come comunicazione, diciamo che sono pronto a ricevere, e mi auspico di ricevere richieste, segnalazioni di questa presidenza da parte di tutti i consiglieri comunali su tutte le argomentazioni. Mi farò portavoce di portare tutte le istanze e far sì che gli assessori e il sindaco possano rispondere a quelle che saranno le vostre richieste, ok? E già nei prossimi giorni ho intenzione di partire, convocandovi praticamente, per capire l'organizzazione delle commissioni consiliari, va bene, che chiaramente è una prerogativa di questa presidenza, ma deve essere comunque espressione dei gruppi politici che in ogni caso dobbiamo costituire per questo consiglio comunale, e quindi già nei prossimi giorni avrò modo di invitare tutti quanti, perché questa è la prima cosa che deve nascere. Noi abbiamo bisogno della sensibilità praticamente di tutti i consiglieri affinché si possano fare determinate azioni, ivi comprese forse quello che fra tutti stimola in questo consiglio comunale è il nostro consigliere Angelo Visone, che ha avuto sempre modo di stimolare l'azione per la legalità e per portare avanti determinate battaglie. Non è un plauso, voglio dire così, sicuramente è tra le persone che hanno sempre portato riferimenti per arrivare a che cosa? Per arrivare ad essere paladini di una regolarizzazione di quelli che sono i processi, che vi devo dire che purtroppo in questo comune, come in tanti altri comuni, abbiamo